Eccoci qua ragazzi, ancora una volta appuntamento con l'eSports e ancora una volta ho il piacere di poter presentare in compagnia, penso, dell'esponente più importante del movimento italiano di PES. Abbiamo con noi Mister Nical Dan, coach della nazionale Buonasera italiana. Come andiamo, Nicola? a tutti. Bene, tutto bene, grazie per la presentazione, sempre troppo buono con me. La verità, solo la verità. E quindi oggi abbiamo questo bel torneo, stavolta su PES. Questa volta su PES, Fiorentina, Lecce, Sassuolo e Bologna. Tu che conosci bene i player, Nicola, tu che sei del mestiere di PES, se puoi fare una carrellata, che così chi ci segue fai una carrellata di come sono i vari stili di gioco dei vari ragazzi e chi sono. Diciamo, sono più nel mio mondo su PES adesso, quindi conosco abbastanza bene i giocatori. Partiamo dalla Fiorentina con Angelo tipo Rosco, che è un player abbastanza solido, cerca di partire sempre in contropiede, un suo stile di gioco abbastanza esperto come giocatore, avendo oltre 30 anni, quindi sa il fatto suo, praticamente vende difesa e contropiede. Per quanto riguarda il Bologna, abbiamo Patrizio Poliandri, Iron Pat, che è molto dinamico, cerca sempre l'azione di uno o due filtranti e soprattutto nella fase finale cerca di concludere al meglio quando riesce a dialogare con i due attaccanti e le punta, e trequartista. Riguardo Umbe, giocatore molto fantasioso, Umberto De Lecce, è un giocatore di sicuro talento. Che ha avuto tante esperienze anche internazionale, dal canto suo è del 96, questo ragazzo è di Rimini, però Giovanissimo, sicuramente un giocatore giovanissimo. di alto profilo. Mentre riguarda il Sassuolo, Stefano, conosciuto a Coverciano quest'anno di persona, da poco ci siamo conosciuti, è un ottimo giocatore, anche lui molto dinamico, molto offensivo. Diciamo che la difesa la cura poco, il suo difetto. In fase offensiva è molto molto forte. Ho capito.
Comunque, a parte un po' l'esperienza di tipo Losco, gli altri sono veramente molto giovani comunque. Bene, sì, Umberto è del 96 come giocatore, Stefano non ricordo sinceramente, però lui è abbastanza giovane di età, 25-26 anni avrà, mentre Patrizio è del 93. Ah, ok, quindi sulla media. Benvenuti ragazzi a tutti quelli della chat YouTube, benvenuti, adesso vediamo quale sarà il primo match qui su PES, ci avvaliamo ancora una volta, vi ripeto, della qualità del commento tecnico di Nicola che se su FIFA Nico ce la battagliamo, diciamo come conoscenze su PES. Hai il pieno controllo tu della situazione, diciamo. Eh sì, su PES diciamo c'ho qualche piccola esperienza in più. Oltre ad aver vinto un coverciano in più, mettiamola mettiamola così. Io comunque, a parte Angelo, che giustamente essendo un player del mio team conosco, sono molto curioso di guardare dal vivo Umbe, perché me ne hanno parlato molto molto bene. Umberto è veramente un giocatore molto molto valido. Non è andato bene nelle qualificazioni di Ah, Coverciano, questo è particolare. sì, è stato un suo piccolo difetto di quest'anno, non è riuscito ad adattarsi a giocare con l'Italia, però giocatore di grandissimo talento, sicuramente dal mio punto di vista è il migliore dei quattro di stasera. Ah, vedi, un po' come pensavo un po' io, diciamo per fama, diciamo per fama. Sì, sicuramente, avendo fatto diverse finali nazionali, ha fatto anche la regional season di Coop ed è qualificato anche alle Football Open con i Celtic di quest'anno. È veramente un ottimo giocatore, soprattutto nelle modalità livellata che ci troviamo ad affrontare questa sera. In questa modalità veramente Umberto è un fenomeno. Guarda, mi hai dato un assist incredibile. Per chi non conosce, diciamo, il competitive di PES, il torneo verrà appunto, diciamo, il suo svolgimento si avrà con le livellate, ovvero tutte le squadre hanno lo stesso overall, cioè 85, vero Nicola? Circa la media, perché alcuni giocatori hanno 87-88, altri 81-82, però più o meno hanno gli stessi valori in genere. Ma se tutti hanno gli stessi valori, cos'è che fa la differenza nel differenziare, che so, Lecce contro la Fiorentina? Cioè, c'è un valore di forza maggiore tra le due squadre o no? Conta molto la fisicità del giocatore, conta soprattutto l'aspetto fisico e la velocità. Diciamo, se riesce a creare un giusto mix, fa la differenza in questo Quindi i livellato. valori di Questa è la mia idea. velocità differiscono tra i vari giocatori. Sì, no, i valori, a differenza di FIFA, che FIFA c'ha tutta la modalità 85, i giocatori hanno tutti gli stessi Esatto, valori, esatto. qua comunque acquisiscono la propria identità. I giocatori hanno una propria identità e hanno anche delle abilità speciali del gioco. Ah, Cioè, le le abilità famose carte speciali non abilità, cambiano. quindi. Sì, non cambiano. Queste carte speciali non cambiano. Bene. Ho capito. Io infatti so che per esempio Cutrone tipo ha la carta speciale riserva di lusso. Esatto. Quindi. Sicuramente l'abilità riserva di lusso è una delle principali armi che usano tutti i giocatori. Si attiva nel secondo tempo. Appena scatta il secondo tempo, se non inserisci in campo l'attaccante al momento giusto, potrebbe darti quel boost in più e ti fa fare la differenza. Facciamo un esempio con Punto Cutrone, Sì. che ha dei valori di 80 e passa, può avere un 20% in più solo perché ha una riserva di lusso. Ma dimmi un po', ad esempio, il Bologna, se non sbaglio, oggi ha annunciato Iron Pat, se non sbaglio, vero? Sì, Iron Pat che ha vinto il draft, ragazzo marchigiano di grande talento, ha giocato con me in passato, devo dire la verità, si è allenato anche con Ah, me in quindi un passato, Nick era anche Aldamboy. molto forte. Eh sì, diciamo sì, ai tempi, agli albori, quando giocavamo su Xbox, Patrizio era uno dei ragazzi che giocava con me e contro di me. Bene, bene, bene. Quindi diciamo che lo conosci, che la prima partita
sarà appunto una partita che comunque in Serie A ha sempre suscitato grandi emozioni. Parliamo di Fiorentina-Bologna. Un match sentitissimo da entrambe le compagini, Mo nessuno, diciamo, vuole perdere anche nel calcio reale, vero Nicola? Sicuramente c'è grande rivalità e diciamo nel calcio reale la Fiorentina forse ha qualche cosa in più, qualche esperienza in più come storia. Guardo la partita fra Angelo e Patrizio, vedo una Fiorentina con un modulo fluido, quindi molto simile al mio di Coverciano, Ah, bene. quindi vedo tante similitudini. E il Bologna un 4-3-3 con due giocatori a supporto delle tre punte, quindi molto più offensivo, molto più a cercare il gol più frequentemente, più velocemente. Perfetto. E allora calcio d'inizio in viola con Badeji per Kwame. Vediamo tipo Losco cerca di sfruttare il kick-off Federico Chiesa. Attenzione Castrovilli, di nuovo per Federico. Diciamo, ti dico subito una cosa. È una cosa che mi piace tantissimo poter commentare con i giocatori reali delle squadre reali, comunque, Nicola. Perché su FIFA siamo abituati a vedere, perché so, la Fiorentina di Giovi con Cruyff, mentre invece qui la Fiorentina ha i veri giocatori della Fiorentina. Su FIFA siamo abituati al classico foot e purtroppo i valori troppo pompati dei giocatori ci limitano a apprezzare la bellezza delle squadre della come la Fiorentina e Bologna. Diciamo, è un pregio di PES quello di poter fare giochi livellati per la Serie A. Intanto qua Davy Snake 89 ti saluta, Nickel Dan Show. Grazie Davide, ciao, un abbraccio. E quindi si parte ragazzi, Milenkovic prova a imbastire l'azione per Vlaovic, Dusan però sbaglia, no anzi in modo fortunato riesce Castrovilli a sentire Federico, attenzione a Kwame, entra in area di rigore, vince un rimpallo, Kwame, out di sinistra, Castrovilli vediamo. Il talentino della Viola, stavolta forza il passaggio, ma è un insieme di batti e ribatti. Kwame trova bene Dusan, un po' macchinoso nel controllo. Quindi contropiede Bologna. È la prima volta che vedo giocare Patrizio quest'anno, quindi sono curioso di vederlo giocare. Allora vediamo Andrea Poli, che serve, Corbo, giovane difensore del Bologna. Attenzione a Soriano. Siamo in area di rigore già, attenzione, out, ci prova un po' fortunosamente questa volta il Bologna, non è riuscita a impattare Santander di testa e quindi riparte la Fiorentina con Benassi, che tergiversa, trova molto bene Badeji, regista che però questa volta forza la giocata, riparte il Bologna, attenzione a Sansone, attenzione ancora una volta a Vlaovic, torna indietro da Castrovilli, un insieme veramente, sembra quasi una partita di FIFA, molto, diciamo, ribaltamenti di fronte, attenzione Federico Chiesa, dentro l'area, il Bologna chiude in qualche modo, la palla torna ancora alla Viola, con Benassi, sull'ot di destra, deve difendere, molto bene palla, cerca un pertugio, cerca lo spazio, trova molto bene Vlaovic, ma è fuori gioco. Un po' forzata questa manovra, Nicola. Era un fuorigioco abbastanza netto. Sì, fuori gioco era netto, Angelo non si è accorto che il suo centravanti era finito oltre i difensori, ha cercato di dare sempre lo stesso. Addirittura qua dicono che appunto Iron è molto bravo, occhio. Quindi sì, anche il giocatore del Bologna, diciamo, è un giocatore molto molto tecnico. Quindi, Nicola. Sì, ma io conosco bene Patrizio da diverso tempo, come detto prima, so che ha un grande talento, però quest'anno non l'ho visto ancora giocare. Allora vediamo ancora una volta il regista della Fiorentina, Badeji per Kwame, trova Benassi, stavolta è buono però il corridoio per Dusan Vlaovic, Vlaovic davanti al portiere, 1-0 Viola. Molto bella devo dire, Nicola cosa ne pensi di questo filtrante, questa volta ben Molto fatto? bravo Angelo a cercare di allargare prima il gioco sulla destra con Benassi e poi fare infiltrante appena si è aperta la difesa del Bologna e Vlaovic si è infilato e l'ha pulito sul primo palo. Bene, bene, Bravo. intendissimo. Per il mio giocatore Viola, allora Benassi, out di destra, molto buono il pressing del Bologna, però buono Castrovilli, cerca di, se
servire Federico Chiesa che torna ancora da Castrovilli. Ancora Federico, questa volta di tacco. Prova la giocata per Kwame. Riparte il Bologna, Sansone. Buon Orsolini, il talentino del Bologna. Bella questa manovra del Bologna. Ancora Orsolini sull'auto di destra, si ferma, torna indietro. Serve Soriano, cerca di trovare la punta, la trova! 1-1, azione molto ben congegnata da parte del Bologna. Santander, l'attaccante del Bologna, non perdona. Che ne pensi, Nicola, di questo capovolgimento? Ancora il Bologna. Avvolgente, devo dire la verità, è stato veramente bravo. Ha fatto qualche passaggio in più rispetto alle azioni precedenti si è scoperto Angelo, ha lasciato lo spazio al centravanti Santander di colpire abbastanza smaccato. Davvero bravo Patrizio a cercare l'azione manovata. Allora, di nuovo Orsolini, sempre il talentino italiano, stavolta ritrova, però questa volta il drago, il gran portiere viola, nega la gioia del gol al Bologna. E quindi calcio Devo dire d'angolo Dragoschi, rossoblù. ottimo portiere Dragoschi in questa modalità, ho visto fare spesso grandi parate. Attenzione, Milenkovic spazza l'aria di testa, trova Federico. Attenzione, cerca un lancio per Kwame che deve purtroppo fronteggiare la fisicità dei difensori del Bologna. Attenzione, un po' di fortuna. Vediamo sempre lì il Bologna con Santander. Ancora una volta, questa volta però il Bologna trova la rete. Diciamo qua invece Dragoschi su Soriano. È Nicola. stato deviato, tiro deviato, purtroppo quando devia il difensore, il portiere, diciamo, non legge bene la traiettoria, va a vuoto. Era partita Dove, molto ha fatto bene la Viola, ragionamento da altri ma campi, Lecce sta in vantaggio da Sassuolo. attenzione, Lecce 1, Sassuolo 0 in differita. Grandissimo Nicola che ci tiene aggiornati sull'altro campo. E allora Castrovilli, questa volta per Federico. Trova Vlaovic, questa volta è buono per Kwame. Ci prova la piazza! Al 45esimo, pareggio sfiorato. Da parte della Fiorentina, questa volta sfortunatissimo. Tipo Losco era sempre ficcante, sempre pericoloso con i suoi filtranti, con Chiesa sempre protagonista. E si riparte, secondo tempo. Bella partita comunque, Nicola. Un Bologna che ha una manovra, come dicevi tu, più ariosa, cerca il possesso, mentre Tipo Losco è pericolosissimo quando ha palla sulla tre quarti. E lo troviamo proprio lì. Castrovilli, questa volta dosa male la potenza, il passaggio. Quindi si riparte dal Bologna. Costretto al rilancio il portiere. Attenzione, Badegi. Chiesa, Kwame, serie di rimpalli. Ancora una volta il portiere Bologna è costretto. È un gioco molto frenetico comunque, stanno entrambi i giocatori stanno cercando troppa freneticità, devono cercare di gestire un po' meglio il pallone entrambi, devo dire la verità. Ti dico infatti, Nicola, avevo notato che c'è, diciamo, troppa verticalizzazione per essere, diciamo, una partita di PES. Diciamo che un po' in generale tutti i giocatori di PES cercano sempre tanta verticalizzazione, è un po' lo stile di tutti. Però se riescono a gestire un po' meglio palla, magari si trovano gli spazi più facilmente. Vediamo sempre Benassi sull'out di destra, deve fronteggiare Densu, il lateral, attenzione, Benassi lo trova, Kwame, finta di tiro e poi tiro! Gran gol! Sì. Pareggio Viola! Sì, devo dire, è sempre nato da un'azione che molti più passaggi ha fatto rispetto al suo solito Tipo Losco e alla fine è stato premiato con una grande giocata di Kwame, top player della Fiorentina. Kwame in questa modalità è davvero devastante. Anche nelle livellate di FIFA, Kwame è pericolosissimo, quindi diciamo che conferma la sua pericolosità anche nelle livellate di PES. Allora questa volta Sansone, Orsolini si ferma e guadagna un calcio d'angolo il Bologna. Vediamo cosa succederà. Vediamo la tattica. Prova quasi la traiettoria verso la porta il Bologna. Soriano cerca di amministrare palla, trova ancora Sansone. Siamo sempre lì a sinistra. Buono, ottimo il passaggio. Attenzione! Incredibile, Nicola. Incredibile, ha Davvero distante, sfiorato il non ci 3 a credo come ha 2. colpito fuori di un soffio, non ci credo, davvero clamoroso. È bravo Patrizio a sfruttare il fondo, eh. Sì, L'ho sì, visto già sì. 3-4 volte provare questa giocata.
Io devo veramente dire che ha fatto una gran giocata. Quella che mi è piaciuta è stato il passaggio dentro l'area. Era una traiettoria veramente difficile da leggere. Molto bravo il player Iron Patty del Bologna. Allora, Benassi, attenzione, come sempre pericoloso. Chiude i ripari, attenzione, Medelle del Bologna. Trova ancora Sansone. Bene, Orsolini, fronteggiato dai giocatori viola. Orsolini resiste, ma Milenkovic spazza un po' alla cieca, quindi il Bologna può ripartire. Sempre il numero 7 del Bologna. Attenzione, Sansone, Santander, azione avvolgente. Ma molto bene, Dalla Mura, giovane della Fiorentina, titolarissimo nella squadra di tipo Il losco. Mirellate è un ottimo giocatore, ma diciamo la diga mostruosa è Milenkovic. Milenkovic Ma anche è davvero nella realtà Milenkovic è gigantesco, Nicola, quindi. un fenomeno, davvero un fenomeno. E allora vediamo un po' con Chiesa. Attenzione, trova ancora di una volta Kwame, un po' scoperta la difesa del Bologna grazie alla fisicità. Riesce a recuperare lo spazio il Bologna, ma qua svarione difensivo, Nicola. Era una linea di Sì, passaggio brutto prevedibile. errore, brutto errore. Ma attenzione, finisce la prima partita fra Lecce e Sassuolo, il Lecce vince 1-0. Mentre qua siamo al 74esimo, 2-2 tra Fiorentina e Bologna, devo dire una partita ricca di azioni, capovolgimenti di fronte tra due player veramente, diciamo, che si completano, sono due giochi proprio totalmente differenti e quindi quasi quasi si contrastano, Nicola, nel modo di attaccare l'uno con l'altro. Sì, diciamo che sono molto frenetici entrambi, hanno capovolgimenti di fronte da una parte all'altra, sbaglioni difensivi, davanti sono molto più bravi rispetto alla fase difensiva, sono molto più bravi ad attaccare che a difendere. E già. Infatti devo comunque sicuramente dire che questo secondo tempo abbiamo un Bologna che comunque meritava, diciamo, qualche Sì, azione in più. Diciamo, è un po' in infatti ci aspettavamo qualcosa in forcing. più. La palla di gol clamorosa è quella di testa al suolo a 2 metri dalla porta. Sì, È sì, veramente sì, l'azione sì, più ghiotta del Bologna fino adesso. sì. Sì, quindi, però devo dire un'ottima difesa da parte di tipo Losco, perché comunque ricordiamo che lo sto vedendo per la prima volta, il giocatore del Bologna ha veramente una manovra quasi da calcio reale, cioè veramente ostico, ostico. Attacca con 5 persone, quindi due trequartisti da tre punte davanti è davvero molto bravo. Ma anche la linea difensiva del Bologna, comunque lo vedo dal radar, è molto compatta, come se fossero proprio 4DC E i sembrava così, giocatori. ma in realtà mi sembra di avere un terzino destro, se non sbaglio. Non provare, però sembra di aver visto che abbia un terzino, però. Allora, attenzione, vediamo ancora una volta manovra avvolgente, ma questa volta raddoppio, ma ancora una volta Santander, Palacio. Ambaye terzino destro del Bologna. Ah, ecco. E allora, infatti, è proprio un Baye, quasi chiamato da Nicola ai lavori forzati contro Chiesa, che trova un lancio. Vediamo Dusan, che però il Bologna è veramente top nel chiudere la Fiorentina, quindi si riparte. Milenkovic duello aereo. Questa volta vince il Bologna il duello aereo. Seria, attenzione! Forse la sculata Palacio. Milenkovic chiude in Milenkovic qualche sbaglia modo. Nicola, una diga di clamorosa Milenkovic, questa errore azione. assoluto, davvero incredibile. Lo vorrei nell'Italia io. Cioè, veramente Milenkovic. E potremmo, se allora, visto che comunque tu sei il top, un MVP di questa partita, a chi lo daresti? Tra i Io direi giocatori. Milenkovic ha cercato di chiudere i buchi che si creavano ogni volta. Milenkovic è stato decisivo a due delle situazioni. Aspetta che in effetti ho notato che così non si vede bene il risultato. Allora la metto sotto tipo losco, vediamo pure qua. Vediamo un po'. Così dovrebbe vedersi. Vediamo un po'. Intervallo. Comunque, vedi, anche il possesso palla, 48% a 52%. In PES, secondo te, quanto è importante il possesso palla come meccanica di gioco? Io sono un possesso pallomane, diciamo, Ah, vedi, si può infatti, dire, cioè, cerco di infatti. tenere più pallone il più possibile, però in generale la gran parte dei giocatori di PES non usa per nulla il possesso palla, diciamo, la maggior parte cerca sempre di verticalizzare il più possibile.
Attenzione, ma che cosa sta succedendo? Vabbè, Dragoschi? è finita la partita. Ah, ha detto, stanno cercando immagini, c'era, mi sono quasi spaventato. Ha detto, quindi pari tra 2-2 tra Fiorentina e Bologna. E abbiamo Dai, assistito. cambiamo campo, cambiamo, andiamo a Sassuolo. Allora, vediamo se staging fa vedere la Sì. partita. Sì, c'è Sassuolo Lecce, 1-0 all'andata, ricordiamolo, per Lecce. Bene, bene. Guarda che bella anche la qualità. Comunque Caputo veramente, ragazzi, è impressionante in viso. Cioè, Caputo è proprio Caputo. Io veramente, una delle cose che ho sempre adorato di PES, le caratteristiche facciali dei giocatori sono disarmanti, cioè fotorealismo. Sì, penso la caratteristica principale davvero sono i volti, i tatuaggi dei giocatori, la grafica del pubblico, diciamo, tutta l'atmosfera sembra una partita reale. Servirebbe un po' più di dinamicità dei giocatori, però davvero il palcoscenico di PES graficamente è impressionante, Ma sembrava dimmi una davvero PES. cosa, Nicola, ma il Lecce, che ad esempio ha la Padula, Saponara, Babacar, sono giocatori che comunque anche lo stesso Diego Farias è molto veloce nella realtà, potrebbe dire la sua con questi giocatori contropiedisti in un modulo come quello di PES, in un, diciamo, un sistema di gioco come quello di PES? Sì, ma infatti Humber lo usa molto bene ed è bravo a usare il dialogo tra Babacar e Lavadula molto bene. Inserisce il Saponara, è un giocatore completo Humber, infatti ha vinto anche l'andata. Infatti, ragazzi, noi stiamo cercando un po' di fare un salto lì e un salto qui, e quindi cerchiamo di dare comunque visibilità a tutte le squadre. Abbiamo fatto vedere prima la Fiorentina, adesso Lecce Sassuolo. Sono veramente curioso. Voglio vedere questo Umbe, di cui te ne parlano bene. Comunque, Stegin anche bel giocatore, no, Nicola? Sì, sicuramente Sechin è un ottimo player, davvero molto bravo qualitativamente in attacco. E, ripeto, il favorito secondo me è Umbe del Lecce, Sechin è subito dopo di lui, secondo me, nei miei pronostici della giornata. E allora si parte con Berardi che prova l'imbucata, ma molto bene il Lecce, chiude molto bene con Paz, cerca un po' gli avanti, quindi Calderoni sulla fascia sinistra. Vediamo se prova l'1-2, invece Corsazza, e quindi Pedro Bianco fa valere la propria mole fisica. Berardi, attenzione a Djuricic, cercherà di nuovo Berardi e lo trova, però ottima, legge tutto il Lecce che come vedi... C'è quasi un ripiega da FIFA, cioè veramente reparti totalmente molto ben uniti, molto ben Sì, è uniti. stato ben compatto. Prima ha preso 0 gol, quindi mi aspetto Attenzione, che Ricky riesca a difendere Saponara anche ha provato a ingaggiare un duello con Kirikes, ha avuto meglio il Sassuolo, e allora riparte, sempre si prova la verticalizzazione, Djuricic quasi un centravanti navigato, oppure un trequartista quasi da fulcro del gioco, vedo nel Sassuolo. sì, sicuramente Juricic gioca tipo seconda punta e Fa fa salire la l'attaccante squadra, dell'area vedo. offensiva. Cioè, ho visto il giocatore del Sassuolo si appoggia tantissimo al fisico del giocatore, appunto, del Sassuolo. Attenzione però, il Lecce, incredibile, il Lecce 1-0, fiammata. Dialogo nello stretto, bellissimo, la Mamma parte di Umber, una mia. giocata difficilissima. Una giocata Babacar. difficilissima nel dialogo nello stretto fra Babacar e Diego Farias. Grande giocata, libera a tiro Babacar 1-0. Cioè, io veramente devo dire, questa per adesso è la giocata più bella che ho visto in queste partite. Era in un fazzoletto, ha trovato una linea di passaggio, ha avuto anche la freddezza di concludere Babacar, aiutandosi Sì, anche un po' davvero. col fisico. Davvero molto molto bravo. Umber ha fatto una grande giocata, ha liberato il nostro setto. E anche che non c'erano grossi spazi, ma lui è stato Sì, per bravo questo a costruire molto. mi ha stupito davvero per questo. Allora vediamo se il Sassuolo con un po' di possesso cercava l'azione, ma il Lecce dietro è una muraglia. E allora ci riprova sempre Babacar, fa valere il strapotere fisico. Esce in qualche modo il Sassuolo con Traoré, cerca il lancione, trova molto bene Caputo. E allora serve, vediamo Caputo per... Giudici ci prova ancora, Berardi, Mimmo Berardi, prova il tiro!
Mette una Sì, ha calciato il pezza. manuale, non so se ci hai fatto caso, ha calciato il manuale il nostro Stegin, è stato molto bravo, era difficilissimo calciare da quella posizione. Bravissimo, bravissimo Stegen. Ancora una volta con Mimmo Berardi. Prova per Romagna, il Sassuolo. Attenzione sempre Djurcic, Pedro Biang. Trova ancora Caputo! A due passi, cosa ha sbagliato Ciccio Caputo? Gol divorato da Caputo, gol da divorato da Caputo, davvero clamoroso. Ma... Probabilmente poteva anche stoppare il pallone e cercare di saltare il difensore e poi calciare, però ha cercato di anticipare il movimento del portiere e tirava sul primo palo, peccato, peccato, è uscita fuori di poco. Quindi occasionissima per pareggiare da parte del Sassuolo. E quindi vediamo il Lecce amministra sulla sinistra con Calderoni. Sembra avere un'ottima velocità e dà una palla splendida per Babacar, che prende il palo! Ma Ryan ha fatto lo Incredibile! stesso errore che ha fatto il mio Zagnolo con Ryan, incredibile. Porta spalancata, portiere battuto, prende il palo, come ha fatto? Non si sa, non si sa. Comunque, Boh. una grandissima giocata del terzino del Lecce ha fatto un assist da Giocata di trequartista uno stretto, grande navigato. giocatore. Avanti, dietro, Veramente. con i centrocampisti e palla filtrante per il movimento di Babacar, perfetto, perfetta esecuzione di Umbe, bravissimo. Qua intanto bellissimo come recupera palle il Lecce, veramente difensivamente stiamo vedendo una partita di livello altissimo. E allora Riki Saponara cerca ancora una volta il pertugio per Babacar, ma Pedro Bianco fa ripartire il Sassuolo. C'è un momento di confusione. Cerca di mettere Calderoni, sempre l'out di sinistra. Una volta Chiriches in qualche modo. Marlon fa ripartire il Sassuolo, Pedro Bianco. Pedro Bianco, buono per Caputo, vediamo cosa farà Ciccio. Supera in bello stile, entra in area di rigore, può fare mille cose e fa quella giusta. La passa per Oh, Djurcic. targato Caputo. Che giocata, amici. Che giocata, signori. Caputo. Salta l'avversario come i birilli. Porta dentro il pallone per Juricic dell'1-1 Sassuolo. Grande giocata. Diciamo che partiamo. Allora, vediamo un po' da neofita come me. Abbiamo appena visto un quadrato X alla perfezione, giusto, Nicola? Sì, però diciamo la giocata più bella è stata quella di saltare sulla tre quarti il difensore. Non è una cosa facilissima, eh. I passi dribbling sono molto rari, saltare il difensore così come in birilli sono Attenzione di nuovo Ciccio Caputo! A due passi nell'area piccola! Sassuolo comunque la giocata migliore del veramente. Sassuolo è sicuramente già l'uomo chiave del Sassuolo di Stegi. E ancora una volta si cerca sempre diciamo, la verticalizzazione. Vedo un Mimmo Berardi ispiratissimo centralmente da parte del Sassuolo. Vediamo cosa farà il Lecce. Ottimo, vediamo la Padula. Trova Babacar. Che serve benissimo Riki Saponara! Ma cosa ha sbagliato Riki Saponara? Imprecisione, Non è imprecisione, possibile! è stata un'altra grande giocata di Umberto, perché se ci avete fatto caso ha fatto da perno col Babacar, ha fatto il giro su se stesso e poi ha liberato un Saponara a porta libera, spalancata Mamma gol, incredibile. mia, che cosa abbiamo visto? E allora capovolgimento, Djuricic cerca, trova Caputo, subito di prima azione molto ben manovrata. Era il 45esimo, quindi ha voluto sfruttare il momento buggato anche su PES. Comunque, molto la parte finale del primo tempo, stampo Sassuolo, mentre la parte iniziale del primo tempo, abbiamo visto un predominio giallo-rosso del Lecce. Che ne pensi, Nicola? Sì, diciamo la partita è stata molto equilibrata, Stefano è stato bravo a reagire dopo il gol mangiato del 2-0 di Babacar, devo dire, poteva fare 2-0 e chiudere la partita, è stato pronto a reagire Stefano con la grande giocata, targata Caputo per l'assist in mezzo di Juric. Azione da una parte all'altra, veramente un bello spettacolo, bravi entrambi i giocatori. Bene, bene. 1-1, si riparte col Sassuolo con la palla tra i piedi. Prova Traoré in qualche modo, fortunatamente per Djurcic, sempre Pedro Biang. Trova ancora Caputo, semina il panico, però questa volta forza la giocata, un po' a memoria qui il Sassuolo, ma riprende Purtroppo devo palla. dare una brutta notizia, eh? La Fiorentina sta perdendo. Bologna 2-0 a Firenze, 2-0 all'Aquila. Attenzione, 2-0 a Firenze e Bologna. Allora, intanto però ormai siamo qui, attenzione ancora. Quasi un incrocio pauroso col tiro Mimmanuale, Nicola. Esatto,
Sempre Emanuele, grandissimo, l'ho visto fare anche l'altro giorno, nell'altro quadrangolare impegnato in Lecce, da un bel gol del genere, davvero sembra il suo asso della manica, difficilissimo, ha preso una traversa, davvero sfortunato, bravissimo Allora vediamo, attenzione, recupera ancora palla il Lecce. Umber. Prova il filtrante Babacara, in qualche modo la difesa del Sassuolo Consigli non si fida. E alla fine serve Ferrari, che scarica su Romagna. Attenzione Traoré, di nuovo per il terzino del Sassuolo, cerca la verticalizzazione, trova Berardi, ma braccato. Molto bene dalla difesa del Lecce, riparte l'azione, ancora Babacar, cerca di far salire la squadra, vediamo tantissime diciamo, le imbucate del Lecce, ma il Caputo, il ciccio nazionale, riconquista un'ottima palla e poi la riperde. E allora di nuovo il Lecce, sul limite dell'area, Chiriches, molto preciso, diciamo quasi un clone di Milenkovic, Chiriches, Nicola. Davvero un ottimo giocatore in questa modalità, che è davvero imponente e molto elegante. E anche, non devo dire, nemmeno tanto lento, comunque nella No, corsa e nella no, è progressione. abbastanza agile come giocatore. Allora vediamo ancora il Lecce, però Berardi legge tutto. Attenzione, scarica molto bene il Sassuolo. Djurcic prova sempre a fare il perno, a far salire i due giocatori, i due attaccanti del Sassuolo, Stegin, e subisce fallo. Per il Lecce il giocatore protagonista nella fase difensiva è Paz, un gigante difensivo, davvero molto forte in questa modalità. Veramente, veramente, veramente. Vediamo serie di cambi. Cosa faresti? Cosa consiglieresti a entrambi i giocatori in questo momento, Nicola, al 62esimo? Cosa manca all'uno e cosa manca all'altro? Lecce deve cercare di gestire un po' più palla, visto che c'è il vantaggio di un gol, deve cercare di tenere più pallone. È vero che ha avuto due o tre occasioni clamorose, ma deve dare meno possibilità al Sassuolo di attaccare. Perché se prende ritmo, Stefano è pericolosissimo. Perfetto, ovviamente commento tecnico top. Allora Ciccio Caputo trova De Frel appena entrato che cerca di riservire il ciccio nazionale. Allora il Lecce riparte con Babacar, Diego Farias un po' spento in questa partita, il buon Diego. Allora Traoré ancora De Frel il nuovo entrato, legge molto bene a centrocampo, una solidità paurosa del Lecce. Attenzione Barak, Guarda, adesso Romagna. Barak, secondo me questa modalità è davvero un ottimo giocatore. Sì. Strano che Umber lo usa nel secondo tempo, davvero è eccezionale Barak, per caratteristiche fisiche e qualità tecniche. Comunque il Lecce ha veramente tanti giocatori interessanti su PES che possono fare la differenza. Attenzione, De Frel cerca sempre Ciccio Caputo, legge tutto molto bene il Lecce, abbastanza prevedibile. No, a Lecce manca il top player, però ha tanti discreti giocatori. Allora eccolo qui, Diego Farias contro Kinikesh. Duello, raddoppio di marcatura, serve molto bene Calderoni, diciamo l'autore dell'assist di quella gran giocata nel primo tempo, che ha permesso il gol del Lecce di Babacar. 74esimo in corso, 1-1, Lecce-Sassuolo. Ciccio Caputo. Attenzione, vediamo se riesce ancora una volta il Sassuolo a imbastire. Invece no, il Lecce che recupera palla. Attenzione a Babacar. Però ancora una volta anche il Sassuolo, devo dire, centralmente, secondo me entrambi utilizzano troppo questa meccanica e quindi diciamo che intappano, diciamo, contro il muro delle difese delle due Che un squadre. po' come il 90% degli utenti di PES si gioca per linee centrali. E allora vediamo Barak, vediamo se ascolterà Coach Nicola. Infatti, attenzione, progressione importante dentro l'area. Attenzione, il Lecce! Rapidamente Ancora una Lecce che fa volta, la Coach conclusione con Nicola ci ha palla, visto giusto. palla aveva annunciato, baracca impressionante, Mamma mia, infermabile. la lettura della partita di Coach Nicola. Quindi direi che Umbe dovrebbe, si merita un posto da titolare questo Barak allora. Tra l'altro 87 di overall da mezzala. Sì, no, è impressionante, davvero impressionante. Ricorda un po' il mio Zaniolo nazionale italiana, è davvero fisicamente un mostro. Ma poi 1,92 un'accelerata overall, clamorosa, 1,92. un'accelerata clamorosa. Sì, Incredibile. davvero la progressione è clamorosa, anche perché è dovuto al fatto che è fresco magari rispetto agli altri giocatori, però fisicamente è incontenibile. Allora vediamo se in questi ultimi minuti lo
in questi 8 minuti, vediamo se il Ha Sassuolo. messo il 4-4-2 per gestire Umbe. Attenzione, adesso ci saranno da. Però intanto si scopre, attenzione, il Lecce ancora! E mi sa tanto, ragazzi, che il Lecce L'ha qui chiuso, la l'ha chiuso. chiude, forse. Ha Diciamo. messo il 4-4-2, ha dato solidità al centrocampo, ha rubato palla e Stefano scopertissimo col 3-5-2, ormai non c'era più niente da perdere. Sì, Ha sì, preso un sì. Ha altro forzato un po' l'uscita qui il Sassuolo e forza ancora l'uscita, quindi lascia il contropiede a Lecce con Babacar, stavolta Chiriger sicuro, e anzi in uscita questa volta trova molto bene Traoré, De Frel. Ultimi assalti, vediamo, non si sa mai, in PES, tutto è possibile. Però il Lecce veramente a centrocampo legge tutte le manovre del Sassuolo, sono veramente colpito dal giocatore del Lecce, davvero, da coach di FIFA, però comunque amante del calcio, devo dire che tatticamente veramente perfetto. Ha soltanto Sì, magari, come fanno diciamo, mossi, va. nel primo tempo ha soltanto dato quella palla al Sassuolo, ma poi ha fatto valere la propria solidità tattica e il fraseggio. Che ne pensi, Nicola? Sì, sicuramente Umbe è davvero come da pronostico, un ottimo giocatore, grande solidarietà e guizzo finale in attacco lo trova sempre. Una giocata o un'altra, però poi il gol lo fa, davvero grandissimo giocatore. Però complimenti anche a Stefano per la bella partita effettuata, peccato che qualche occasione è sciupata da Caputo, Sì. altrimenti poteva finire diversamente. Vediamo lato viola come si è messi. Mamma mia, 3-0 Bologna. 3-0 Bologna. Era meglio che non giravo, Nicola. E allora, vediamo comunque, ricordiamo che come hanno detto anche in chat, Iron è veramente un giocatore temibile, quindi onore al Bologna che vince la seconda sfida dopo il pari Al dell'andata. momento mi rispettano i miei pronostici, Lazio con il primo posto per il Lecce per questi 3 punti e la vittoria del Bologna sulla Fiorentina. Diciamo pronostico rispettato per il momento, vediamo le prossime partite quali saranno. Allora, Nicola, questa volta faccio scegliere a te. Cosa vogliamo vedere? Continuare a guardare il Lecce, penso. Vediamo un attimo, quali sono le due partite adesso di gioco? E vediamo, penso che dovrebbe essere, potrebbe essere anche Lecce Fiorentina, eh? Vediamo un po'. Controllo anche io, vediamo un attimo. Il calendario. E Bologna Sassuolo, allora, Bologna Ah, Sassuolo e Fiorentina. Bologna-Sassuolo. No, sono curioso di vedere Bologna Sassuolo. Ok, allora Bologna-Sassuolo. Sono due giocatori molto offensivi e voglio vedere cosa ne esce da questo modo di giocare di entrambi. Comunque, ragazzi, Umbe è veramente, veramente forte. Veramente, veramente forte. Lo conoscevo di fama e ha dimostrato. Cioè, ancora in mente quella falcata lì sul lato di destra con Barak. Baracca ha fatto una corsa, ha battuto 3 metri via il difensore e poi ha portato la palla dentro. Però non Bellissimo. dimentichiamo la grande giocata di Ciccio Caputo, però. Lì è Caputo ha fatto una stato. giocata clamorosa. Però io l'azione più bella secondo me è quella del primo gol di Babacar. Sì, Per sì, sì, sì. l'1-2 nello stretto, giocata clamorosa. Minimo spazio concesso con l'effettuato. Là Stefano non ha sbagliato nulla. È stato davvero super Umbe. Diciamo che Davvero super. l'ha creata dal nulla quell'azione lì. A volte la maggior parte dei gol nel nostro gioco capita sempre un errore da parte della difesa, in un modo o in un altro una piccola imperfezione. Invece in questo caso davvero è stato bravo Stefano, ma Umberto ha trovato una grande giocata. Sì. Vediamo chi dei due si sbriga per primo. Tra Fiorentina e Sassuolo. Bologna Sassuolo, dominio di Iron Pat, dice Nicola Del Gaudio. Sei d'accordo, Nicola? Bologna Sassuolo vince sicuro il Bologna, io non penso. Conosco Stefano e non è una partita facile per Iron. È partita equilibrata.
Io partita equilibrata, forse prendo un attimo l'ago della bilancia da parte del Sassuolo. Quindi attenzione, controcorrente, Coach Nicaldan. Comunque, veramente devo dire, la seconda partita che abbiamo visto era quasi difficile da commentare, Nicola, perché sembrava, cioè, un contropiede, c'è cioè un'azione dopo l'altra, capovolgimenti di fronte a Gogò. Si è abituato al ritmo blando di FIFA. PES è questo, PES è tanta velocità, tanto Sì. Un dinamismo, le azioni arrivano a raffica. po' il contrario l'anno scorso invece, sembrava PES più ragionato e FIFA invece era sempre contropiedi, sempre capovolgimenti di fronte. Beh, FIFA l'anno scorso è stata un'eccezione, ma PES, diciamo, più o Guardate là. meno è sempre stato questo ritmo, solo qualche giocatore fa tanto possesso palla. Ma sei d'accordo con le scelte del Bologna di mettere Santander e Sansone titolari? Cambieresti qualcosa nello schema rossoblu? Tipo un Santander non gioca perché non Palacio? gioca con il centravanti grosso fisicamente, che ho visto che spesso va sul fondo e la mette in mezzo. Forse per il suo stile di gioco Santander può andare bene. Io non ho mai provato il Bologna, devo essere sincero. Quindi non saprei come giudicare gli altri giocatori che stanno in panchina, tipo Musa Barro o altri. Non li ho provati, devo essere sincero. Sì. Comunque, E sono proprio mentre magari ho curioso. provato la Fiorentina, ho provato il Lecce, ho provato altre squadre che non presenti a questo showmatch, ma non ho mai provato il Bologna. Allora, siamo i nastri di partenza di questa super sfida tra Bologna e Sassuolo. Diamo la concentrazione di Stegin, che comunque deve rifarsi, Nicola, no? Sì, Cercherà la Stegen vittoria. deve rifarsi per la sconfitta con Lecce e deve portare i punti in cascina. Le Football Stadium e si parte col Sassuolo, calcio d'inizio, Berardi sul pallone e si parte. No, quasi rischia sempre comunque in uscita il Sassuolo, però questa volta gli va bene in qualche modo. Qua cercavo di sfruttare più il kick-off e sono accelerato troppo. Ho visto che rispetto alle giornate precedenti, ho visto Stefano ha cambiato un po' il modo di giocare, sia interpreti che modulo. Vediamo se sarà pagato o meno questo modo di giocare. Attenzione al Bologna però, molto bravo qua Kyrgios, però sbaglia in uscita, rischiosissimo, uscita un po' killer del centrale del Sassuolo, anche Obiang, rischio enorme, lì Sì, per il centro ma qua è rischiare riesce. tantissimo perché se perdi palla in uscita prendi gol, matematico su questo. E infatti allora attenzione, sempre col medianone del Sassuolo, per Ciccio Caputo, che trova, cerca Berardi. Marignan è fortissimo questa modalità, Marignan è impressionante. Infatti si vede che Marginan sembra gigantesco proprio, un centrocampo molto fisico del Sassuolo con lui e Obiang, che appunto porta palla e serve Traoré. Ancora Pedro Obiang, ancora Traoré, si scambiano molto bene i due. Giurcic, attenzione a Berardi, ma esce molto, molto bene il Bologna. E vediamo questo bel filtrante, però Kirikes ingaggia il duello, vediamo se riuscirà a vincerlo. Riesce molto, molto pulito qui il Sassuolo. Invece, allora Marginean, sempre per Obiang, scarica per Marlon. Ancora Traoré. Questa volta un po' più, diciamo, stavo per dire più compassato, e poi ha provato subito la verticalizzazione. E allora si riparte con Andrea Poli. Santander trova Sansone, che prova la giocata di tacco. Santander trova molto bene Andrea Poli che si ferma, Obiang capisce tutto. È ripartenza del Sassuolo con Marginean, che però è braccato dai due centrocampisti del Bologna. Batti e ribatti Pedro Obiang, Kirikes. Il Sassuolo cercherà, vediamo con ordine, di portarsi sull'area avversaria con Juricic, belli due movimenti degli ATT. Però Juricic cerca di, diciamo, una progressione, secondo me,
Nicola poteva anche Ha aspettare. perso il tempo del passaggio, gli attaccanti sono arrivati fuori gioco, lui deve andare per forza dritto. Perché Questo è diciamo che fatto, quei due questo attaccanti lì, quel movimento là, difficile che te lo fanno da entrambi i lati, così pulito. è fatto. Sì, molto difficile, però secondo me Stefano non lo voleva. E si è trovato un po' spiazzato e ha perso palla nel momento in cui ha temporeggiato. Allora, vediamo Corbo, Mbaye, cerca di sfruttare al lato destro, invece torna al centro. Infatti capisce tutto Berardi, però commette fallo. Quindi vediamo un po', sarà Medel a ricevere palla, trova Mbaye. Attenzione però, Ferrari esce in grande stile, Berardi però ancora una volta Ferrari è costretto agli straordinari, ma serve molto bene Djuricic, ma il Bologna ragazzi veramente è un'altra partita cardiopalma, veramente spettacolo in questi diciamo tornei, PES veramente. Veramente Sì, un c'erano calcio tante emozioni anche spettacolare. giocare da una parte all'altra, anche se in questa partita non abbiamo visto le nostre conclusioni a rete. Sì, è che si gioca tutto a centrocampo, Nicola, poi comunque appena si arriva sui 30-40 metri si cerca subito il filtrante in profondità. Sì, è vero, è vero. Subito cercavano la verticalizzazione entrambi i giocatori. Allora vediamo Mimmo Berardi, trova Traoré, vediamo Ciccio Caputo, stavolta sbaglia il controllo. Però viene affrontato fallosamente, invece no. Fischia invece il fallo a favore del Bologna. E quindi Corbo può ripartire il Bologna sul lato di sinistra. Vediamo Soriano, questa volta è buono invece. Orsolini, attenzione, sempre lui, molto bene col fisico, però ancora una volta il Sassuolo top in difesa. E allora Ciccio Caputo deve far salire la squadra di Urcic. Infatti cercava Berardi, trova Traoré, che questa volta sbaglia il disimpegno. Attenzione Romagna, ancora Traoré. E siamo lì con Pedro Bianca. Giurcic. Trova molto bene Ciccio Caputo che mangia un gol clamoroso a Sì, tu ha sbagliato per Stefano, qua è un errore clamoroso da parte di Stefano, ho troppa fretta di concludere a rete, ha calciato in faccia al portiere del tu. Bologna, Clamoroso, secondo me ragazzi, questa è Stefano l'occasione più importante del match. il giocatore di questa qualità, di alto livello come Stefano, non mi aspetto che divora una palla del genere, e qua è un errore suo. Allora vediamo con Soriano, Orsolini, ancora il Bologna, vediamo se trova in qualche modo. Niente, Kirikes blocca tutto, Traoré. Vediamo Mimmo Berardi. Troverà sempre Djuricic che a sua volta Caputo. I tre si cercano veramente con insistenza, però qua bravissimo Caputo col fisico a proteggere palla e far ripartire il Sassuolo. Siamo sempre al limite dell'area, Djuricic cerca lo spazio per tirare, ma quadruplicata Questa è la stata una bella manovra marcatura, da parte di Stefano, molto bravo questa frangente. quadruplicata ragazzi, veramente top. Vediamo su calcio d'angolo, prova da fuori, molla sicuro, Però centrale. a punti 1-0 Sassuolo questo primo tempo, purtroppo anche non ha trovato la via del gol. Sì, Resiste Bologna. due tiri e maggior possesso palla, anche se comunque sempre di pochissimo, sempre di pochissimo. Molto poco, molto poco. È equilibrato verso in tanti passaggi sbagliati da parte di entrambi i lati. Vediamo se Bologna riuscirà a smentirci, a cambiare. Comunque siamo sempre sullo 0-0, quindi tutto è veramente possibile. Anche un ritorno della squadra rosso-blu. Però Traoré intercetta, quindi si riparte dal Bologna con Corbo. Soriano. Orsolini, braccato. Infatti è costretto a velocizzare la giocata e regala palla a Sassuolo. Ancora una volta il centrocampo, ragazzi, è veramente una lotta furibonda, veramente tra chi sbaglia più appoggi in pratica, Nicola, Sì, errori consentimi. di continuazione, È Stefano sta assurdo. sbagliando troppo in uscita e il Bologna potrebbe punirlo. Però attenzione, proprio lì! Mamma mia! Dentro l'area di rigore, dall'illusione ottica. Sì, grosso errore. Io adesso vorrei far pensare i passaggi completati, è veramente bassa la percentuale da entrambe le parti. Sì. Troppi errori, Attenzione vediamo se si migliorano. qua però, troppo spazio, troppo chiuso dietro la difesa del Bologna. Attenzione a Ciccio Caputo, è qua clamoroso, traversa quasi interna.
Troppo, stato condizionato troppo dalla grande schiacciato il giocata Bologna Mbappé in questa contro occasione, Haaland, però, Paolo, Nico. non ha colpe. Che ne dici? Troppo schiacciato in quel momento, in quel frangente, il Bologna. Sì, ha dato campo a Stefano, ha dato campo possibilità di fare 1-2, possibilità di fare una grande occasione. Un gol mangiato purtroppo da Caputo, senza demeriti da parte di Stefano, davvero bravo in questa sua Ma frangente. attenzione, 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 ritorniamo con Andrea Poli. Serve Orsolini che prova il tiraggino debole. Debole. Era una bella Ma giocata. da lì è impossibile segnare, non è troppo tiro senza pretese. Allora vediamo. Andiamo in Bologna. Guardi, anche tra di loro, attenzione, Sansone in qualche modo. Serve Santander. Prova il tiro sul primo. Ma ottima la risposta di Consiglia, mano aperta. Sì, Top il Consiglio davvero bravo in piazzamento. questi frangenti, grande parata. Top, top il piazzamento del portiere del Sassuolo. Ancora una volta il Bologna prova questa, diciamo, traiettoria quasi in porta. Ah, Cerca sempre un colpo di testa sul primo palo. stavolta Devo ancora dire che c'è stato un Consiglia. aggiornamento ieri di PES, ha cambiato un po' le dinamiche del gioco. Però questo calcio d'angolo non l'ho visto più segnare. Mentre invece ci informano che il Lecce sta vincendo 2-0 con la Fiorentina. Quindi un Umbe Beh, Show. il favorito lei Umbe sta vincendo come dall'onostico. Attenzione a Ciccio Caputo. Trova Djuric, ma trova ancora molto bene Pedro Biang. Aria piccola. Qua direi che però ha fatto bene. Ha fatto bene a cercare il tiro sicuro. Perché magari lì Era poteva. difficile, difficile, non poteva chiedere di meglio. Sì. Allora Pedro Biang, Djuric, prova il tiro palo! Ancora Ma Mimmo che Berardi? sfortuna, che sfortuna! Ancora Che Pedro palo, che Biang, fortuna! assedio Sassuolo! Traoré! Ma no, Andrea Sfortunatissimo davvero Poli! questo, davvero sfortunatissimo, peccato per lui, davvero Attenzione sfortunatissimo. però, Romagna è costretto al fallaccio! Era veramente una grandissima, diciamo, infatti forse vediamo se c'è stato ammonito. Ammonito, sì, sono Almeno la d'accordo, sono d'accordo. sanzione, diciamo, graziato perché il giocatore del Bologna l'ha lanciato veramente a rete. Infatti, ho notato che comunque il Sì. Bologna. Ho visto che Stefano usa anche lui il fluido tipo come tipo Lusco prima, però non c'ha un CL, mette un CC centrale in fase offensiva. Tanto altri complimenti per il buon Nicola. Rice Forever 10. Com'è bello, Nicola, sei un grande. Andrea Is, giocatore della Lazio, Is, grande giocatore. Top, top. Allora vediamo ancora. Bologna. Entra Swamberg. Però De Frella, anche lui subentrato per Caputo. Pedro Bianchi chiama e trova palla e trova. Attenzione, molto bella questa manovra del Sassuolo con Djuric quasi da mezzala. Trova Boga. Però top, top la lettura difensiva. E allora si riparte. Sempre Swamberg. Quasi il neoenergista. Orsolini combatte. Ma il Sassuolo recupera palla, sempre Djuric qua, ancora una volta quasi da mezzala, trova Pedro Biang, no, riparte il Bologna, si riparte, ancora Rodrigo Palacio palla sui piedi, metà campo, ancora Rodrigo, tanto tanto spazio questa volta, forza, un pochettino la giocata, e allora Non ancora una chiude il volta piede Boga, Peluso, no senso. veramente, allora Boga trova con una bella palla De Frel, ha spazio, prova il tiro in manuale. Molto bene il portiere. Fa Bellissimo un lavoro, un miracolo colpo il portiere. difficile. Ancora Djuric per Boga, che sembra il nuovo trequartista del Sassuolo. Segue Pedro Biang e prova il cross, ancora Pedro. Palacio in qualche modo, molto male, quindi Ha piazzato, Djuric, ha fatto attenzione, rimbocciare i uno. giudici, ci ha messo Bogati dalle due punte. Sì. Infatti, tra l'altro, vediamo. Alzato quasi il pressing, sembra quasi un pressing forsennato il forcing Ma del rischia Sassuolo. troppo. E infatti, attenzione a Santander, capovolgimento, Bani, dopo, cioè non segnano gli attaccanti, chi la va a risolvere, Nicola? Clamoroso! Clamoroso, veramente. Non riuscivano gli Come attaccanti del facevamo a Bologna a segnare? segnare, e proprio Bani, incredibile, molto bella comunque il capovolgimento. È uscito a vuoto il difensore centrale Stefano, si è fatto prendere troppo dal pressing. Anche adesso sta uscendo a vuoto, sia con Kivikas che ora con Peluso. Stefano ha Sì, perso un sì. attimo la Infatti bussola, non esiste che esce a vuoto con il difensore centrale.
Guardate Peluso, Orsolini però ha un baricentro incredibile. Costringe Peluso a un intervento top. Allora vediamo, Diurcic molto bene. Allora vediamo se Boga in questi ultimi 4 minuti cercherà di mettere le cose a posto. Tantissimo, tantissimo spazio per Boga, anche troppo. E in area di rigore sbaglia un gol clamoroso. Ma Nicola, dimmi come mai c'è No, nessuno Stefano andare su Boga. è quasi sconfortato per le tante occasioni avute, tanti gol mangiati. Troppo Purtroppo spazio non entra. però per il giocatore del Sassuolo, Nicola. E da là Boga poteva segnare, forse un altro metro avanti lo poteva fare, però Allora poteva cercare anche da lì. vediamo su Amberg per Palacio. Trova ancora Orsolini, la stellina. Allora riparte il Sassuolo. Sembra di Urcic mezzala. Cerca il centro. No, è ottima, ottima la lettura. E quindi può ripartire il Bologna con Baye. E finisce. 1-0 Bologna, chi ti va a risolvere la partita? La persona che davvero non ti aspetti. Si gratta la testa il Davvero, buon davvero. Stegin, consapevole comunque di aver buttato una partita nettamente a suo favore. Oh, davvero, davvero clamoroso, il gol più clamoroso sbagliato è stato quello di Caputo, Sì, là c'è che stata proprio sfortuna. l'ha colpito, là, quando ha preso la traversa è stato sfortunato, quando ha colpito il portiere in faccia è un errore suo, non ha temporeggiato in modo giusto. Sì. C'era Davvero un peccato. anche quell'azione con Caputo, ti ricordi, a tu per tu col portiere, l'ha presa quasi col polpaccio il portiere Sì, Bologna. purtroppo doveva cercare di piazzare meglio, stoppare un attimo e piazzarla meglio. Comunque c'è gran Invece giocata di niente. Santander, rivedilo, col fisico è riuscito a mezza quattro a servire un Bani che secondo me quel Bani era un 1-2 chiamato diciamo dalla Era propria in metà difesa, campo. sì. Infatti, man of the match, Bani, vediamo la stellina. Incredibile, chi ti va a Davvero risolvere? clamoroso, clamoroso. Che non ricordo altre occasioni da gol per il Bologna, sinceramente. Vediamo allora cosa accadrà nel match di ritorno. Oppure vediamo un po' anche il campo viola, come è messo. È 0 del match. Vediamo finché non viene chiamato l'altro campo, siamo a 65, 60, quasi 65esimo. Vadeci. Sbaglia. Allora riparte il mediano viola. Ghezzal. Mamma mia, guarda com'è aggressivo comunque. Ma Ghezzal in qualche modo. Duncan. Attenzione a Kwame. Ancora Chiesa. Non riesce a tirare. Incredibile. Affollamento al Un centro. muro, Lecce dietro, un muro. Allora vediamo se la Fiorentina in questi minuti con Igor. Andiamo Duncan. Serve molto bene Chiesa, Io Kwame. ho un po' attratti dalla partita di Molusco, non riesco a vederla bene. Allora vediamo Duncan, attenzione. No, non capisco cosa ha fatto. Torna da Badeji. Attenzione a Ghezzal, Kwame. Ma veramente ragazzi, una linea Maginot del Lecce, Sì, impenetrabile. zero gol subiti, clamoroso al momento. E allora ancora una volta il Adesso Lecce, possesso solo Bologna palla. sta facendo 3 partite. Incredibile questo Umbe, ragazzi. Guardate come gioca sulla linea, ma qua un'azione clamorosa, in qualche modo la Fiorentina con il grande Milenkovic chiude, secondo me è un gol sicuro, Nicola. Engovic è davvero un fenomeno, davvero un grandissimo difensore. La moltiplicazione dei Bani, dice Rais, memore del gol, diciamo di prima. Il gol che non ti aspetti, il gol che non ti aspetti. Vediamo Martin Caceres. Vediamo ancora sempre Vlaovic, Kwame. Sbilanciatissimo, siamo all'ottantesimo. Ghezzal cerca, poi torna indietro, rimane sempre sulla destra però. Vediamo se proverà a servire. Molto bene però Duncan, che ci prova invece di tirare, serve Chiesa, ebbene, molto bene Chiesa a giro. Gran gol di Chiesa, che tu conosci bene in realtà, Eh sì. davvero grandissima giocata. E Chiesa ha tirato una bella fucilata all'incrocio dei pali. Federico si dimostra top anche nella sua versione di PES, con un gran tiro a giro.
Vediamo invece se dall'altra parte è iniziata la partita. Sì, appena iniziato, ragazzi. Tempismo perfetto. Sassuolo Bologna, ancora una volta Ciccio Caputo, calcio d'inizio. Cosa ti aspetti, Nicola, da questo ritorno? Lo stesso problema dell'andata con Stefano che cerca di dominare il gioco cercando di concluderlo però al meglio rispetto alla partita precedente, però vedo uno Stefano molto più nervoso, molto più non riesce a essere lucido rispetto all'inizio partita, nemmeno all'altro con Lecce, Infatti vedo anche molto più dalla nervoso. cam che è abbastanza contratto, mascella serrata. Vediamo cosa accadrà. Sì, sembra quasi esplodere il capo, non è convinto di se stesso, sta giocando meno bene rispetto al suo livello. Soprattutto Verticalizza in un fase po' difensiva sta troppo. uscendo troppo a vuoto. Sì, quello sì, ma anche il Bologna la partita prima era, diciamo, una sfida a chi sbagliava di più in uscita. Però attenzione al Bologna che però Kirikes mette una pezza grande quanto una casa e fa ripartire Boga. Che questa volta molto bene per Pedro Biang, per Caputo, Mimmo Berardi. Questa è una bellissima azione, tutta di prima. Forse ha peccato troppo lezioso alla fine, però era veramente una grande manovra. Vediamo Ciccio, Sembra Ciccio molto Caputo. Bogà titolare, vedo, rispetto alla partita precedente. Vuole dargli fiducia, vuole dargli fiducia. Anche Raspadori, attenzione, nuovi, diciamo, Cambiato assetto modulo, è diverso. un cambio modulo. Non ho visto che modulo è partito, ma penso abbia cambiato modulo. Allora, vediamo il Bologna con Medel per Soriano. Trova Orsolini, ma bella la finta di Orsolini. È ottimo il passaggio per Santander. Vediamo Soriano, ancora Santander. Prova un passaggio clamoroso, non si accorge. Questa era Allora, veramente una molto grande aperto giocata. il Sassuolo, a 3 punte, con Raspadori a sinistra, Berardi a destra, Ciccio Caputo centravanti, Boga alle spalle. Diciamo che un attacco più veloce rispetto a prima. Sì, cerca più dinamismo dal suo modulo originale e quindi nella sua zona comfort si è messo. Qua sbaglia Pedro Bianca di prima sul forcing, allora riparte il Bologna, però in qualche modo il Sassuolo con Romagna per Boga. Non si fida, questa volta fa bene. Rischio, ma trova molto bene Raspadori. Vediamo Caputo dentro l'aria, Caputo non può sbagliare e infatti è gol! La felicità di Stegin, non poteva sbagliare Ciccio Caputo, Sì, l'avevo... davvero è stato bravo l'angolo, non era facile perché davvero è stato davvero Sì, sì, bravo a sì, sì. girarsi e calciare in porta, era una difficile esecuzione, sinceramente. Sì, perché era messo col corpo tutto storto, ha Esatto. provato, diciamo, la gran giocata e è uscito un grandissimo gol del Sassuolo, veramente. Vediamo Passaggio contropiede, rispetto alla attenzione, porta, passaggio. pericolosissimo Soriano. Deve per forza tornare indietro. Braccato dai difensori per Ferrari. Fa valere il fisico. Vediamo se questa volta esce bene con Boga. In qualche modo, molto bene per Berardi, dai. Berardi, 4 contro 4, aspetta. Stavolta legge una diagonale tosta. Allora vediamo Boga per Caputo. Ancora Boga. Attenzione, Sassuolo, Berardi dentro l'aria ed è gol! 2-0, la Grazie a Stefano, felicità! appena esultante a pugno chiuso, sta gasatissimo, adesso ho preso ritmo, deve essere un po' più sciolto perché ha dominato entrambe le partite, è giusto che passi in vantaggio. Grandi giocate comunque, due grandi giocate. Veramente non era difficile nemmeno questo, Nicola, secondo me. Era facile, dici. No, questa forse era un po' più facile, il passaggio era difficile Il fare, passaggio, il passaggio è stato esatto. perfetto, passaggio grandissimo e poi Berardi da lì, se sbaglia spegniamo la PlayStation. Attenzione Santander in qualche modo, però Kirikes, veramente un supereroe come è arrivato, incredibile. E allora Pedro Biang, in qualche modo, molto fortunatamente, il Bologna recupera con Orsolini, ma questa volta Romagna aggressivissimo, indovina il tempo, fa ripartire il Sassuolo. Berardi, Caputo, brutto il controllo. Finalmente vedo uno Stefano più preciso negli interventi difensivi, più pulito anche in fase offensiva. Giusto, Ho vero. le idee un po' più chiare, il vantaggio gli dà certezze. Deve solo, secondo me, gestire un po' meglio palla a centrocampo, però... Qua intanto incredibile, Ciccio Caputo! 3-0. Ma è quasi Sempre spostato il questo, portiere. è arrivato la gol chiusura.
Mamma mia, Sassuolo, veramente un primo tempo d'applausi. Diciamo che allora Mamma quella mia, tensione è bellissimo. riuscita a trasformarla in determinazione, Nicola. Vero, lo vedo dare al volto, davvero determinatissimo, grintoso, non ci stava a perdere perché davvero aveva dominato la partita, è stata punita un'occasione dal difensore portato in attacco. Mamma mia, mamma mia. Allora vediamo un Baie. Soriano. Ma il Sassuolo veramente sembra aver fatto una preparazione fisica totalmente diversa. Ciccio Caputo Show dentro l'aria ci prova a servire molto bene dentro l'aria. Però Cosa però l'arbitro no, questo è calcio ferma. di rigore. Sì, netto. Medel aggredisce Caputo. Quindi vediamo un po' il calcio di rigore. Ciccio Caputo proverà a metterla all'incrocio. E palo! Palo incredibile! Ah, ci Palo credo, Caputo ha preso assurdo il di palo. Ciccio. Non ci voglio Ma credere. attenzione al... Ma qua Ferrari alla Sandro Nesta. Ferrari, intervento incredibile! Attenzione, Ciccio Caputo! Boga, boga, dentro l'aria! Bani però fa valere... i suoi centimetri e siamo Vediamo le 3-0. statistiche della partita di andata con 0 tiri in porta da parte del Bologna, anche come la partita di andata, un Sassuolo che ha dominato sia andata che ritorno e adesso è 3-1 nel totale. Comunque veramente, veramente un primo tempo d'applausi da parte del giocatore Sassuolo. Perfetto, soprattutto secondo io ti dico la mia, Nicola. La solidità e diciamo l'aggressività dietro del Sassuolo hanno fatto la differenza stavolta. Sì, ha sbagliato meno interventi, è stato più lucido in fase difensiva e davanti poi non tira, ha fatto gol questa volta. Sì, è vero, è vero, è vero, è vero. Vediamo se Orsolini troverà. Attenzione, il Bologna pericolosissimo dentro l'aria, ma tiro sul primo. Nicola, quel tiro sul primo. Il bug del gioco, Ah, il tiro sul per primo palo. questo. Comunque Bologna pericolosissimo. Andiamo su questo calcio d'angolo. Ferrari svetta. Ancora prova il tiro manuale. Sopra la traversa riparte il Sassuolo. Andiamo, cambi. Vediamo un po'. Attenzione, Ciccio Caputo torna a fare la punta. Ha rimesso il modulo più difensivo, Sì. diciamo quello che ha usato la partita precedente senza scoprirsi più di tanto. Dovrà gestire, vediamo se riesce. Sono Infatti, curioso di vedere perché ho sentito Stefano questi giorni. Sono curioso di vedere se riesce a gestire il pallone perché dice che il suo limite è quello di gestire una palla. Sono curioso se riesce a farlo in questo secondo tempo visto che è due gol sopra, deve gestire, vediamo se riesce. entra Manu e Locatelli. Infatti vedo la linea comunque del centrocampo del Sassuolo bassissima, proprio a chiudere Sì, ogni tipo. ha abbassato anche le tacche, ha abbassato tutti i Sì, livelli della sì, sì. squadra, ha abbassato. Questa dovrebbe essere tipo l'ultra difensiva in pratica. Ultima Sì, esatto, tacca. proprio la squadra sta il baricentro tutto più giù. E allora vediamo un po'. Berardi, Mimmo, lotta. Serve molto bene Boga, che non si accontenta. Cerca una linea per Caputo. Legge tutto il Bologna che è a rischio. Un rischio clamoroso il Bologna in qualche modo, L'ho vista incredibile. dentro, l'ho vista dentro. Mamma mia, le palpitazioni dei tifosi rossoblù in quella giocata. Solo però non mi piace le tacche giù perché concede troppo campo. Sì, è vero. Infatti qua rigore clamo e ci sta tutto. Ci sta tutto il rigore qui. Ricordiamo il rigore di prima di Caputo, vediamo se Vediamo Sassuolo se riesce a secondo me lo tirare. tira nello stesso punto. Vuoi vedere? Vediamo, ascoltiamo. Vediamo Sansone se... Oh, vediamo un po' come. Ma io dico, secondo me le tacche giù non c'erano Attenzione, vabbè, era proprio. quasi quella diciamo che era quasi quella direzione, dai. Non c'entrava Centro-sinistra, comunque. centro-sinistra. Stefano ha cambiato modulo, ok, però le tacche in giù hanno schiacciato troppo la squadra, tutto campo e non va bene. Io giocherei sempre con tacche normali nonostante il cambio modulo. Inoltre vedo un'ampiezza troppo risicata. Vedo le fasce veramente. Nulla, no, non ci sono le fasce, non ci Sì, sì, sono sì. le fasce. Allora, vediamo se forse il Bologna troverà coraggio da questa segnatura. Poi, intanto, Locatelli, ottimo il passaggio per Caputo, ma ancora meglio Mbaye. Soriano cerca sempre Santander. Romagna deve amministrare, invece rischia.
Clamorosamente il Bologna stava per andare in porta, fuorigioco millimetrico di Santander, forse frettoloso Iron in questa situazione. Vediamo Chiriche se deve stare calmo, giocatore del Sassuolo, siamo 3-1, infatti vediamo Boga, trova Berardi che deve per forza scaricare per Obiang. Che poi cerca di nuovo Berardi, capisce tutto il Bologna e si riparte con Medel. Stavolta è buono per Orsolini, di prima per Soriano. Sempre Orsolini, Romagna, perfetto. Locatelli, direi meno. E quindi si riparte col Bologna. No, non capisco l'atteggiamento di Stefano, sinceramente. È passivo, sta basso la difesa e passa subito la palla lunga davanti. E comunque siamo al 68esimo, può succedere veramente di tutto. Vediamo Locatelli Segnale, che. se si scopre non parte può segnare, ma se non si scopre non so. Esatto, beh, qua Mimmo Berardi ha tantissimo campo. Molto bella la frenata per Ciccio Caputo. Un buco clamoroso, Sì. cioè Pat ha fatto una difesa orribile con Dezuil, è salito al centrocampo, ha lasciato in modo tale da Stefano da fare 1-2 filtrante dentro e si è trovato lo spazio. Però quanto è stata Davvero importante brutto. la frenata di Berardi per questo gol qui? Sì, Molto importante, davvero molto bravo Stefano in questa frangente. Ma errore secondo me di Pat, davvero preso dalla foga di ribaltarla è uscito a punto praticamente, mancano ancora 20 minuti, è lunga. settantesimo, 4-1 Sassuolo. Vediamo se questo kick-off porta i frutti sperati. Attenzione Palacio contro Locatelli che comunque fa valere la stazza, fa ripartire Romagna, cerca ancora Locatelli, però molto bene qua, attenzione in qualche modo il Bologna al limite dell'area, anche lui Santander prova una giocata clamorosa, quasi alla Alex Del Piero, mamma mia ragazzi, una giocata incredibile del Bologna, sfortunato. Però bella la pensata, bella la pensata. È una grandissima giocata questa su questo pass, ci sta a provarla, entra spesso, davvero bravo il portiere Sassuolo a respingere. Vediamo ancora De Frel, ne è entrato per Romagna che tocca tantissimi palloni, l'out di sinistra del Sassuolo. Vediamo Chiriches, molto bene per Marlon. Pedro Biang trova ancora Caputo, sempre per Jurcic, ancora per Caputo, bella Ah, questa yeah. azione. È Bella, un grande bella. Sassuolo, ho detto. Attenzione, ragazzi, ma è un'azione clamorosa! È un'azione Ah, finalmente, incredibile! Guarda finalmente come si fa sta con la salvando mano la di palla. Stegin! Guarda come fa con la mano, Nicola! Finalmente ho visto il gancio di palla. Bravo Stefano in questo caso, davvero bravo a girare palla con i difensori. A volgere la manovra e poi a concludere al modo giusto. Finalmente ho visto 10 passaggi in fila. Finalmente, bravo Stefano, bravo. Questo è stato un gol, penso il gol più bello della partita, davvero. Davvero. Vediamo Ciccio Caputo, De Frel, ci ha preso gusto il Sassuolo. E ancora una volta sbaglia l'uscita del Bologna, un po' in palla giustamente su 5-1 all'86esimo. C'è da, diciamo, ricomporre i pezzi in casa rossoblu, Nicola. Sì, imbarcata clamorosa. Mi sta solo a rispettato il pronostico, però diciamo che sto dominando tutti stasera, eh. Sì. Però qua bella l'azione. Vediamo il Bologna. Prova l'imbucata al centro. Ma un incredibile! Una parata assurda. Entra dentro la porta. Consigli. Grandissimo. Anche questa parata davvero Da clamorosa, bravo Superman. Stefano. Una parata da Superman. Davvero bellissima parata di consigli. Grande Finita tutto consiglio. il risultato 5-2 sul totale, davvero grande prestazione. Il ritorno di Stefano che non ha mollato, è stato caparbio e poi ha gestito sul finale. Allora siamo Davvero, al davvero 90, 92esimo, ormai direi partita chiusa e finisce qui 5-1. Caputo show, ma soprattutto uno staging show, veramente forse la partita insieme a quella diciamo del Lecce più bella per adesso fino a mo'. sì, sicuramente. Vediamo se per esempio direi adesso ci sta
una bella sfida Siamo di 1-1 a Umbria. Lecce Sassuolo, Lecce Vediamo, attenzione, Sassuolo attenzione, vediamo un po'. Siamo al 64esimo. Direi di procedere fino alla fine, Nicola. Quasi. sì, procediamo fino alla fine, sappiamo come va. Quasi qua, la tipo domenica sportiva da Lecce, proseguiamo fino alla fine. E allora Sì, vediamo. diventa gol. Diretta gol, attenzione, il Lecce però Milenkovic, molto bene qui. Cerca di far ripartire in qualche modo la Fiorentina, ma il Lecce riconquista ancora palla. Meccariello, Rossettini, Paz, il giocatore preferito di Nicola Lecce adesso del Lecce. gestisce palla, perché ha su due gol di vantaggio, deve gestire un po' il pallone, vediamo se riesce a gestire tranquillamente. Vediamo, vediamo. Vediamo se tipo Losco proverà a fare un po' di pressing, a chiudere qua con una serie di batti e ribatti incredibile. Molto veloce il Lecce, ma ancora benissimo Igor. Una diga. E allora Fede Chiesa. Forza Fede. Vlaovic. La dà indietro per Duncan. Cerca il movimento dei compagni, Duncan trova un bellissimo pertugio per Chiesa, come ne trova un altro molto importante per Vlaovic, ma Umbe triplica la marcatura e Vedo quindi con la chiude tacca giù tutto. ancora, tipo Losco, due gol a termine, l'ottantesimo, perché stava la tacca giù? Non lo so. Eh sì. Giusta diciamo, la visione tattica del nostro Eh sì, Nicola. c'ha due gol da rincorrere, cosa c'ha da difendere? Niente, quindi cioè, Infatti, vedi, questo non dà tanto spazio al possesso del Lecce, che però è intanto problema. Eh sì, perché sbaglia. sta due gol sopra e lei ci deve tenere la palla, cioè se ne frega, rimane là e non attacca, giustamente. Infatti, cerca molto i terzini, cambia fascia, però poi anche quando cerca l'imbucata centrale torna sempre indietro, saggiamente, tanto. Ma sì, è giusto così, c'ha due gol davanti, vantaggio. Sarebbe un folle non fare questo, sinceramente. Allora vediamo se Calderoni trova molto bene Diego Farias. Però ancora di meglio Milenkovic in qualche modo. Igor, vediamo se il possesso palla della Fiorentina porta a qualcosa con Chiesa. Trova Kouamé. Si libera del primo. Si libera del secondo. Non si libera del ritorno però del difensore del Lecce. Clamorosa quella entrata in scivolata. Pulitissima. In grande stile di Umbe. Vediamo Barak che gira troppo su se stesso e alla fine trova Meccariello che combatte spalla a spalla. Vince il contrasto. Serve Diego Farias che deve tornare indietro ancora una volta. Giro palla Bene. infinito. Siamo al Umbe l'ha novantesimo, non ci gestita sarà recupero, praticamente. Nicola. E infatti è così. Sì, non ci Ah sarà no, anzi, recupero perché attenzione, non c'è calcio stato d'angolo, niente, non è calcio successo d'angolo. niente praticamente nel secondo tempo. Quando siamo collegati, lì c'è semplicemente chiuso la partita. Che sta facendo tipo Lusco? Perché mi cambi? Finita la partita. Qualcuno lo avvisa che è finita la partita, tipo Lusco? Attenzione. Momento particolare, ragazzi, perdonatemi, ma è colpa di Nicola che ha fatto ridere. E quindi la Fiorentina in qualche modo, diciamo, sperava con un cambio di riuscire a ribaltare, non so, la situazione, 59% di possesso palla, 6 tiri a 3, diciamo, non so Nicola, cosa ne pensi? E beh, si rispettano i pronostici, Umbe ha confermato il dominio del torneo al momento, vince con il Sassuolo, vince contro la Fiorentina e ci manca solo la bella finale contro il Bologna nel girone. Sì. Ma prima i pronostici li rispettate tutti, li ho beccati tutti, sono un Sì, genio. infatti, vabbè, giustamente tu li conosci, se non li conosci tu, Nicola, è no, ovvio. davvero, sì. Non... Diciamo che secondo il loro livello sul PES hanno al momento di questi giorni, ho visto un po' di showmatch, ho visto un po' di partite precedenti, e sì, sono stati rispettati. Sì. Allora, andiamo a vedere l'altro campo nel frattempo, tanto a quanto ho capito qua proveranno a farsi l'autogol. Invece no, l'altra Ma finita, parte. la si devono beccare adesso fa di loro, quindi sarà Lecce. Deve giocare Lecce contro il Bologna e Fiorentina Sassuolo. Sì.
vabbè. Il Lecce si fa autogol. Quindi la Fiorentina vince 2-1, incredibile. Mentre invece allora dobbiamo trovare, quindi se vogliamo vedere il Lecce, chi streama da quel lato. Ogni esport, Sì. Andiamo a vedere se c'è la diretta. Mesaldi no, mentre lato Lecce no? Secondo che chiedo. mentre tu chiedi, io intanto sono fermo sulla schermata della Fiorentina. Vediamo un Angelo sicuramente non contento della prestazione. Molto turbato, molto turbato. Sì. Fatemi sapere se il Lecce streamerà o anche il Bologna, uno dei due, per poter vedere il big match. Addirittura Rais ti invita a giocare una bolletta insieme, visto che azzecchi i risultati. Non posso essere giocatore nazionale, io non posso dare né suggerimenti né bollette varie, non posso giocare nulla, perché ci ho messo. Ma penso lui sul calcio comunque vero, penso che parlava. Se calcio vero possiamo fare quello È un po'. che vuoi. Il canale del Lecce, un ben ha detto. Ah, ok, allora andiamo a cercare. Come si chiama Lecce Esports? Twitch. Lecce, vediamo forse così. No. Non esce. Vediamo Lecce Esports. No, no. Mi manda il link. In caso poi mandamelo su WhatsApp. Discord, anche su Discord, così lo prendo proprio da Discord. Viene più Guarda un facile. attimo WhatsApp. Troppo bella la maglietta della Fiorentina, eh. Più guardo qua, ma devi regalare una, eh. Ah sì, glielo dirò alla società, vediamo, ma sicuramente diranno di sì. Vediamo, vediamo, nel frattempo, niente, non spunta. Prova a mandarmelo su Discord, Ni. US, vediamo forse così, vediamo come dicono dalla chat. US. Sports. Vediamo un po'. Eccolo qua, sì. Perfetto, grazie mille a Vabbè. Yuri. Eccolo qua, Vedete il Umbe, grande. che sfoggia Mbappé. Sfoggia Mbappé, dico, come giocatore preferito, in pratica. Ah, sì. Vediamo un po' Bologna-Lecce, quasi, quasi un albero di Natale del Lecce. Ah no, quello è il modulo di base, è in 433 classico il Ah! suo. Finale, finale, dopo aspettiamo, mi raccomando. Restate tutti sintonizzati perché ci sarà spettacolo fino alla fine.
Perfetto. Quindi dopo questa dovrebbe esserci proprio la finale. Beh, prima contro quarta e seconda contro terza, in teoria. Ok, best of two. Vediamo un po'. Chissà cosa staranno studiando i due giocatori, cosa staranno pensando. Come si affronta Umbe, secondo te, Nicola? Cercando di togliergli il possesso del gioco, lo devi raggirare, cercare di mandare a vuoto il suo pressing, la sua chiusura dalle linee di passaggio, perché davvero è bravissimo a leggere le linee di passaggio. E quindi forse magari prendere un attimo, mandare a vuoto quella linea di passaggio e cercare un'altra giocata. E su questo insistere. Ho capito, ho capito. Secondo me è la soluzione migliore. E Vediamo allora dai, se. dai anche tu questa volta un pronostico. Secondo te a occhio clinico come finisce? Nuovo titolo del prossimo, tutti ho dati fino adesso. Secondo te. Penso ancora io sono di parte, cioè, sono ormai rispetto a questi quattro giocatori, Umbe ha un passo in più. Vediamo, più altro, sai cosa ho notato molto in questi showmatch, in questi giorni che ho visto? Sì. Che tanti ragazzi non riescono a reggere la concentrazione per tutto il torneo, che è lungo, e magari vanno scemando sul finale, quindi bisogna vedere se Umbe riesce a reggere questo ritmo di gioco. Se Umbe riesce a reggere questo ritmo di gioco, è il favorito indiscusso. Ok. Tanto qua ho visto anche un possesso palla molto più veloce rispetto alle partite precedenti di Umbe. Sì, no, ma è molto rapido come giocatore. Non contro la Fiorentina ha gestito palla perché c'aveva due gol di vantaggio. Tipo Losco non alzava le tacche e lui ha detto: vabbè, io mi tengo il pallone, sto vincendo, c'ho due gol sopra. Amen. Questo è il senso. Allora vediamo un po' con Andrea Poli per Gary Medel, il mediano, bene ancora per Poli. Attenzione a Santander che l'abbiamo visto in queste partite, è on fire. Trova un passaggio bellissimo ed è un palo clamoroso del Bologna. Palo pazzesco, una Prima l'errore fiammata. difensivo di Umbe, prima l'errore difensivo di Umbe, è stato fortunato dal baciato dal palo. Sì, intanto ancora il Bologna sempre di forza. Guarda, però intanto qua sbaglia invece. Aveva fatto una gran giocata difensiva. Riparte il Lecce con Diego Farias. Molto bene la sterzata. Prova un'imbucata clamorosa, molto bella. Da numero 10 compassato. Per cercare Babacar. Che giocata ha fatto il portiere del Bologna, è uscito a kamikaze e ha salvato tutto. E qua invece Babacar, debole, debole. Tu per tu quasi. Un po' forse la marcatura fisica da parte Stava storto con l'uomo marcato, difficile concludere da lì. allora Mbaye, diciamo un po' più di ampiezza qua, sbaglia molto bene il forcing del Lecce. Diego Farias ha tantissimo spazio, però spreca un'occasione importantissima e fa ripartire il Bologna con Andrea Poli. Cerca spazio, giustamente torna molto bene dietro, ancora quattro uomini nel giro di 5 metri. Attenzione, Santander, serve molto bene il Bologna Orsolini che prova una giocata incredibile. Oh, no, qua non sono d'accordo. Eh È sì. troppo vicino alla porta per cercare questa giocata, doveva semplicemente provare a entrare in alto poco e tirare a giro. No, non senza fare il pallonetto da lì. Erroraccio è stato di fatto. Comunque anche, bisogna anche dire che contro Umbe queste sono occasioni non d'oro, peggio ancora di un diamante ti sei calato. Che è veramente difficile trovare un'occasione così clean contro Umbe. Intanto qua pasticcia. Molto male il Bologna. Incredibile. Cosa vedo nei miei occhi? Io non ho parole. Che sta succedendo? Qualcuno dica al giocatore del Bologna di riprendersi. E vediamo intanto qui 1-2 in Lecce, chiude tutto in qualche modo, ma cioè Nicola, ma che cosa ho appena visto? Sto ridendo ancora, Io davvero sono sconvolto, cioè era incredibile. un'occasione a porta vuota del Lecce, si può dire, soltanto la Sì, dea ma è il bendata. portiere, non si è capito. Un
caos totale, ti c'era lo Caos stadio tutto finito. incredibile, incredibile. E allora vediamo il Lecce. Cerca di servire Calderoni, ma Calderoni si rivolge al compagno per dire: oh, ma era a due passi, perché hai dosato così male? Si riparte con Bani, Andrea Poli. Molto bene per Medel. Vedi, quando parte centralmente, Iron Pat è ordinato. Poi ha momenti di buio totale. Sì, E quando sono. riesce a pescare Santander c'ha quattro linee di passaggio, quindi lui sta nella sua comfort zone, È c'ha più vero, passaggi è possibili vero, è vero. e quindi sta tranquillo. Se non riesce a servirlo sembra impanicato come se non avesse alternative di gioco. È vero, anche perché comunque gli altri giocatori vicino a Santander sono quasi attaccati. Cioè, il raggio di azione è veramente. Ma attenzione qui, Babacar! Progressione incredibile nella volata, un Grande tiro di giocata, sinistra. Babacar Diego Farias, grande giocata, davvero grande giocata, colpo geniale di Umbe 1-2, Babacar non perdona, 1-0 Lecce. Che quasi comunque, anche atleticamente parlando, Nicola, Babacar ha preso, diciamo, forza da quella falcata incredibile, Sì, ha diciamo, impresso prende una un forza bel assurda boost, al tiro. dopo il triangolo di prima, il passaggio col triangolo filtrante, prende un bel boost l'attaccante, Babacar c'è una progressione impressionante. Però qua è andato Santander, pesca in fuorigioco, però davvero un ginocchio in fuorigioco qua. Santander più che attaccante sembra quasi un Ibrahimovic, cioè fa salire la squadra e dall'ultimo passaggio. Molto Sì. bello l'attaccante del Bologna, il lavoro sporco e pulito nello stesso tempo che fa. Sì, è un po' goffo, però è efficace. Allora vediamo Calderoni, intanto ancora sempre il Bologna, questa volta molto bene, molto alto, ma rischia il colpo di tacco. E anche Saponara sbaglia in uscita, batti e Nel frattempo ribatti. sull'altro campo il Sassuolo è di nuovo in vantaggio. Attenzione. La Fiorentina 1-0. Vediamo se Saponara, secondo me qui Saponara non voleva cercare la padula. Secondo me voleva di nuovo trovare Babacar. Stavo un attimo dall'altro campo a guardare i risultati, a spiare in diretta gol. 1-0 Sassuolo. 58 la percentuale di possesso palla del Bologna. Però 1-0 Lecce. Bologna ha quel palo, c'ha da recriminare, clamoroso è la giocata di Ossolini, secondo me troppo pretenziosa, un pallonetto da così vicino al portiere, sbagliatissimo. Allora vediamo il Lecce, kick-off, Babacar, la Padula, sempre Babacar. Ma qua è incredibile, parlavamo di pali, Nicola. Ma anche il Lecce ha da Si è spinto sul recriminare palo, qui. anche il kick-off del Lecce si è spinto sul palo. Secondo me, ti dico Nicola, vediamo se sei d'accordo con me, gli è stata data troppa libertà a Babacar di prendere la mira. Proprio Babacar si è visto che si è aggiustata bene palla. Poi Intanto sì, è stata qua, difficile. incredibile, il contropiede del Bologna. E dopo un palo, a pezzo ci sta sempre un'occasione clamorosa per l'avversario, questa volta è stato punito Umbe. Qua molto bello il ripiegamento, diciamo il contropiede. Sì, bello scambio, e Orsolini ha dato lo spazio giusto per calciare in rete, davvero. Forse la migliore partita che ho visto giocare fino adesso al Bologna. Reis mi Non prende lo in so, giro visto quella vittoria con dicendo la Fiorentina, che però. Ibrahimovic è molto contento di essere stato paragonato a Santander. Vabbè, ma sono due Hai capito giocatori che in casa. molto differenti. Io ho detto per il lavoro che svolge nella squadra proprio quel che fa Santander, quasi diciamo all'Ibra di adesso del Milan, no? Cioè che tiene palla, cerca di mandare in porta i compagni, ma anche di provare a segnare lui. Giocando quasi da fermo e quindi riparte. Vediamo Paz, ministra la palla. Devo dire la verità, Pat, questa è la migliore partita che sto vedendo fare al Pat, sincero. Bene, Davvero sta bene, andando bene. bene. Bene, bene. Infatti lo vedo molto sicuro negli scambi, Nicola. Negli 1-2. È un po' più fluido come manovra adesso, sta abbastanza sicuro di sé. Attenzione, qua molto bella la giocata col colpo di testa. Attenzione, Sansone, Orsolini. Questa volta però forza, un po' a memoria, quindi quasi un drive and pass per Diego Farias. Babacar, c'è spazio per Farias. Vediamo se riesce il folletto. Tira col manuale, però può
Poteva fisico, è recriminare, andato via di fisico alla grande, poi il manuale te lo faccio al portiere, difficile da eh? Ma recuperare. ancora una volta si prova il calcio d'angolo tagliatissimo e riparte il Bologna con Sansone. Nel momento non ha funzionato mai questo calcio d'angolo stasera. Sì. Cioè, hanno davvero provato tutti a imitare i calci d'angolo che tirava Baggio nel Brescia. E allora Saponara per Diego Farias. Io faccio un nome, dico Barak. Serve Barak a questo Lecce? È vero, è vero, è vero. Vediamo se sarà profetico l'intervento di Coach Nigaldan. E allora Santander, il regista della manovra offensiva del Bologna. Rossettini in qualche modo deve uscire il Lecce, trova molto bene la Padula, però ancora meglio la retroguardia rossoblu. Corsolini. Difende un po' col fisico. Santander è chiuso molto bene da Paz. Molto veloce comunque il difensore del Lecce. Sembra veramente un giocatore valido. Ha detto è molto forte questa modalità Paz. Infatti è anche molto aggressivo. Forse io diciamo che mi sono piaciuti Milenkovic, Kirikes, però Paz rispetto a loro ha molta più aggressività. È anche il giocatore che usa il nomino, tipo Umbro usa molto meglio, quindi secondo me Milenkovic è sicuramente 3 volte superiore a questi giocatori. Ah, incredibile, quindi si espone il coach Nigand. Vediamo Sansone, torna indietro, colpo di tacco, ancora colpo di tacco, incredibile. Bella azione qua del Bologna. E Vediamo. la Sì, rete sta giocando molto, molto arioso, parte molto disinvolto, cioè come senza paura, pochi senza errori. timori. Anche dietro, vedi, Non aveva rischia. nulla da perdere, Pat, solo voglio dimostrare il suo talento. Ah, questa è una cosa che mi piace tanto, dico la verità, perché deve essere sempre questo lo spirito, secondo me, Nicola. E Sì, è vero, è vero. allora vediamo Ricky Saponara. Capovolgimento per Diego Farias. Deve per forza, siamo all'81esimo. Attenzione, Babacar, è sempre 8 pericoloso. Mette una pezza, Mbaye. minuti e adesso vediamo l'arrivo di Barak, vediamo se cambia la partita. Infatti E io un altro esce. giocatore che a me piace in questa modalità è Sì. Falco. Ah, Falco. E comunque anche al Fantacalcio Falco regala gioie. Eh sì, ha cambiato modulo, mette il rombo questo finale, cerca di gestire un po' più il pallone, vediamo un po'. Quasi di nicaldiana memoria questo rombo. Allora, vediamo proprio Barak. Vediamo se. Che tipo invece lascia. Tutto a Falco, al neo entrato. Prova ancora lo schema. Babacar! A due passi, questa Ma volta era come fai poi a buono. segnare su questo schema? Questa volta era veramente buono però Nicola. Un Falco si Sì, è reso ha subito protagonista. fatto un grande calcio d'angolo di Falco, bellissimo, ha colpito benissimo, poi Babacar ha divorato Allora ancora Falco per Diego Farias. Trova appoggio in Babacar, che ancora una volta ha sempre quello spazietto per il gol. aggiustarsi la Infatti, palla. bravo Pat, ha concesso lo spazio per calciare Babacar, però non ha fatto chiudere il triangolo con Farias e quindi Umbe è stato costretto a calciare. Giusto, giusto, giusta la lettura. Però attenzione al Bologna, attenzione, sempre Santander, Palacio, Palacio, siamo al limite dell'aria, cerca in qualche modo, però bravissimo Umbe qua con Rossettini. E allora vediamo il Lecce che diciamo un po' scoperto qua il Bologna poteva forse qua davvero poteva forzare la velocità il Lecce. Però attenzione al Questa è novantesimo. coincido. Novantesimo in corso. 2 minuti di recupero. Vediamo Swanberg. Cerca Santander, cioè trova Orsolini che riprova a dar la palla. E quindi 1-1. Tra Bologna e Lecce, però bella partita, oserei dire, Nicola. Pat ha giocato abbastanza bene per il suo modo di giocare, ma Umbe ha avuto le sue palle gol clamorose, 2 o 3 palle gol poteva chiudere il discorso, e invece nulla da fare. 1-1. Tantissimi passaggi riusciti del Bologna, comunque. Anche i passaggi Ha tenuto intercettati, siamo lì. un po' più palla, ha tenuto il Bologna.
Ora aspettiamo questo ritorno, vediamo un po' come verrà gestito. Mentre nel frattempo vediamo soltanto un attimo il lato Fiorentina. È finita la partita, non sappiamo quando è finita. Vediamo. Comunque, in questo momento del torneo, che visione ti sei fatta dei punti, diciamo, dei campi di forza, Nicola? Allora, ho capito la domanda. Secondo te, cioè, i giocatori, è quello che ti aspettavi fino adesso, oppure c'è stata qualche sorpresa? No, sincero, hanno rispettato abbastanza i pronostici del prepartita e Umbria ha dominato il girone. Ti conosco un po' in difficoltà con la Fiorentina. Mentre Pat e Stefano sono due giocatori abbastanza simili, molto offensivi, partite equilibrate fra di loro, c'è poco dislivello fra i due player, diciamo. Sì. Quindi un 1-1 che comunque rispecchia i campi di forza dei due giocatori. Quindi mi dice Sebastian 2-0 per il Sassuolo, quindi contro la Fiorentina. Ok. Sì. I 2-0 da solo, sì. Quindi si delinea sempre di più comunque il buonissimo stato di forma del Sassuolo, direi. Eh sì, ha perso solo con un Lecce. Esatto. Comunque ricordiamo anche la goleata col Bologna, eh. Ha fatto il ritorno perfetto contro il Bologna. Il Bologna ha fatto una bella partita anche l'andata, con Sassuolo bene o male, Sì. riuscì a reggere. Poi è crollato. Vediamo se con Lecce si conferma lo stesso andazzo oppure se fa bene anche il ritorno. Bene, bene. Ancora una volta Babacar contro Santander. Saponara contro Orsolini. Sono tante. Comunque questa volta forse è Barak titolare, eh? Chissà che il buon Umbe non abbia ascoltato i consigli di Coach Nigaldan. È andato barare perché ha giocato con un altro modulo, ha messo il rombo. Quindi lui, praticamente, se gioca al 4-3-3 non usa Barak. Quando mette il rombo entra in campo Barak, Come però mezzala. fortissimo. Bene, bene. Allora di nuovo Lecce Bologna 1-1 all'andata. Gustiamoci questa bella partita che comunque forse è stata la più equilibrata del torneo, Nicola. È più equilibrata, sì. Un buon possesso per la Bologna, tante occasioni Lecce, partita abbastanza in equilibrio. Poteva finire in tutti i modi, 1x2, tranquillamente. È proprio Baracca a dar la palla a Saponara, che trova molto bene Babacar, difende col fisico, però incredibile. Cosa ho appena visto? Ha sradicato palla a Babacar, eh? Però riconquista ancora il Lecce. Lo sbaglia ancora in uscita. E quindi Soriano imbastisce per Andrea Poli. Santander. Ancora Santander. Lucioni. Bello stile. Per la Padula. Questa volta trova in qualche modo Babacar. Babacar contro tutta la difesa del Lecce. In qualche modo. Scusate, del Bologna. E riparte Bologna. Con Cambiato i Medel. colori perché scriviamo Sì, contro. sì, sì. Santander trova una bella imbucata, sempre Bani, ma cosa ci fa Bani lì? Che cos'è? Ma perché il pannoletto? Ma perché Ma fanno perché? vedere È una cosa che assurda! follia è? Ma dove Questo. siamo? No, non ci credo. C'è questo Ma Bani che ricorda tanto pannoletto Materazzi! sbaglio, poi dal portiere, non ci voglio credere. Mamma mia, ragazzi, c'è sto Bani che ricorda Materazzi, Nicola, qua è tanto svarione assurdo! Babacar, tu per tu! Ed è gol! Punito, giusto, punito, giustamente punito dal gioco. Ma Ha non anticipato solo, clamorosamente perché si è caduto il pallonetto con Pani e poi prende gol da ma Barak. non solo, non è solo questo, Nicola. È uscito malissimo dalla propria area. Ah, non c'era. Cioè, ha scoperto, stava avanti ancora Pani, mo stava. C'era un difensore avuto là.
c'era nulla più, Allora, qua credo. intanto invece un gran cambio di gioco di baracca, un passaggio tesissimo. Vediamo la padula. Attenzione, ancora un po' di fortuna. Babacar stavolta prova. Ma intanto l'arbitro fischia fallo. C'è un bel calcio di punizione, interessante. Dalla tre quarti. Vediamo se prova lo schema. O invece tira in porta. Ha provato la conclusione a giro. Il Lecce. Ancora vince tantissimi rimpalli al limite dell'area, pericolosissimi. Saponara in qualche modo. Calderoni. Lecce, siamo sempre lì al limite dell'area. Nicola Sansone, vediamo se il Bologna riesce. Trova molto bene. Santander a tu per tu col portiere, cosa farà? Non è possibile. Ci Non è credo, cosa ho possibile. visto Santander che ha tirato, non ci Non è credo. possibile, ragazzi, dai. Questa volta non è andato, non ha sbagliato, forse doveva avanzare un altro poco prima di cacciare Ma secondo passi me ci troppo stava anche alti. il fatto che si sia un po' decentrato per provare il Si è tiro sul decentrato primo. benissimo, si è stata perfetta, forse un poco più avanzato e poi si è decentrato, però Santander ha tirato fuori un tiraccio malissimo. Sì. Quasi prendendo, colpendo la palla molto molto male. Allora, Sì, diciamo Calderoni. che se Bani prima è colpa totalmente di Pat, ora diciamo la colpa è di Santander. È vero, è vero. Prova ancora. Lo schema il Lecce da calcio d'angolo. Sempre Ricky Saponara. Babacar chiede palla. La ottiene, proverà la sponda. Riesce. Bella questo schema del Lecce. Era andato molto bene. E allora Santander deve farsi perdonare l'erroraccio di prima per Soriano. Ancora Santander. Attenzione Orsolini. Questa volta Calderoni in qualche modo rischia tantissimo. Tanto uno contro uno di testa. Vince il Bologna. Allora recupera in qualche modo e Baracca fa ripartire l'azione con la Padula. Sempre la Padula contro la difesa del Lecce, 3 contro 4. Tiro di manuale, gran parata! Gran parata! Gran parata del Lecce, veramente incredibile. Allora Sansone, Santander, Orsolini. Ancora Sansone, prova ancora. Vediamo Santander che cosa riesce a fare questa volta. Paz lo francobolla, Nicola. Pat sta giocando boh, strano, sta molto strano questa partita di Pat, potrebbe fare meglio. Allora, intanto ancora Santander. Sicuramente sfruttare meglio le occasioni, dare meno possesso palla a uno, invece spreca troppo, spreca troppo. Sì. Ancora Calderoni. Cerca, trova sempre Babacar per Barak. Sull'otti sinistra. Vediamo, vediamo, vediamo. Ottimo il Bologna in disimpegno. Allora molla. Fa ripartire Mbaye. Si conoscono veramente. Giocatori che comunque non li vedi quasi mai titolari nella propria squadra Perché in queste modalità in Serie livellate i giovani sono molto boostati. A. Ah, ecco perché. Quindi ecco spiegato l'arcano. E allora Nicola Sansone sulla sinistra entra in area, riesce a servire molto bene, però erroraccio di Gary Medel che fa valere, diciamo, la sua poca, diciamo, fiducia in zona gol. Allora Babacar svetta, ma regala palla, giocatore del Bologna, Santander. Lecce però riconquista palla. Babacar ancora, sempre Barak. Un motorino lì sulla sinistra quel Barak. Però questa volta serve male, aveva due linee di passaggio. Sbagliato il passaggio. Sì. Ha legato troppo poco il filtrante in mezzo ai due giocatori, rimasto una via di mezzo, palla persa. Intanto il Lecce in qualche modo, allora Barak. Babacar, Saponara, Babacar, si cercano tantissimo i due. Ricky Saponara, vediamo Babacar se si invola. Vince il primo contrasto. Siamo sull'out. Bello, gran giocata di Babacar. Ne fa un'altra ancora, però sbaglia per millimetri. Secondo me non tanto per colpa di Babacar, ma travolgente l'attaccante del Lecce lì. È un po' meno brillante rispetto alla partita che abbiamo visto con Sassuolo, forse un po' più Sì. stanco rispetto a prima. Diciamo che secondo me quest'Umbe in questa partita è più bravo in solitaria con le azioni del singolo invece del, diciamo, possesso palla che abbiamo comunque ammirato nelle partite precedenti o la manovra comunque avvolgente, no?
sì. Diciamo che quando stai in vantaggio di un paio di gol riesci a gestire meglio il pallone. Quando la partita è in equilibrio fa poco possesso palla, un beh, cerca subito il gol. Allora vediamo sempre Lecce in vantaggio 1-0. Andiamo a riconquista palla il Bologna però, un Baye. Vediamo al limite dell'area, un colpo di tacco per Santander, preso controtempo, fa ripartire il Lecce, ancora il Bologna con Bani. Amministra bene il Bologna qui. Allora Corbo, diciamo che forza un pochettino in qualche modo però. Attenzione, superiorità numerica. Lecce però Anche chiude Corvo ha fatto benissimo. 1-2 con i difensori che vanno in attacco, ma perché questa cosa fa parte? Secondo Facciamo me difensore si in dimentica tipo dell'L1 lì. Gli rimane il tasto premuto quando va in uscita, capito? attacco. Non mi passa il pallone QR2, il difensore parte da solo. Possibile, possibile. Lo devi fare con il difensore, che senso ha fare il passaggio QR2 con il difensore? No, ma il calcio rischioso. Tanto, Sì, infatti, ma vedete Umbe fa da tantissimi parte. colpi di Quant'è il secondo tacco. piede di Umbe con la palla? Allora la Padula trova Babacar, torna indietro a Saponara. Bella questa manovra, trova Soli. Bella questa giocata, secondo me. Peccato che ha chiuso molto bene il Bologna, ma Potrebbe ci andare poteva stare. diagonale. Ci poteva veramente stare. Bella azione del Lecce di Umbe, che riparte. La Padula corre sempre centrocampisti del Lecce, amministrano. Babacar questa volta in controtempo, diciamo servito male questa volta da Barak. Allora vediamo il Bologna, capovolgimento. Santander prova e stavolta trova molto bene e il Bologna segna. Bella, veramente, ancora una volta, grande giocata col fisico di Santander qui. Vero bravo questa volta Pat a cercare l'imbucata centrale la pareggiata, vero bravo. Però ti dico una cosa, Ragazzo, ma che Nicola, gioco. forse hai ragione tu, forse in questo momento il poco focus di Umbe si nota perché difficilmente l'abbiamo visto bucato centralmente, lui che fa. Per quello che ho visto in questo torneo, della propria difesa, uno dei suoi punti chiave del gioco, Diciamo che è stato molto poco lucido questa partita, sia all'andata che al ritorno, ha sprecato parecchi palle gol, di solito lui ogni occasione che ha la sfrutta, diciamo, non è riuscito breve a convincere. piccolo, diciamo, interfaccio alla partita tra Sassuolo e Fiorentina, un secondo solo per vedere che ci chiedono, vediamo un po', solo per vedere il risultato, 0-0, 0-0 al 69esimo. Nel frattempo qua si cerca il cambio tattico, esce Barak, incredibile. Stanco, stanco, non tanta resistenza. Allora, 69esimo in corso, 1-1 tra Lecce e Bologna. Bologna col possesso di palla. Gary Medel. Serve Rodrigo Palacio. Ancora Santander. Stavolta serve molto male. Santander gioca tipo da pivot, da falso 9, una cosa Sì, del genere. è quello che dicevo prima. Spalla alla porta, cerca la giocata. L'ultimo, a volte tira, a volte serve invece i giocatori che salgono. Tanto qua insiste al limite dell'area. Vediamo se trova il calcio d'angolo. Sì, Saponara Ricky. Vediamo se questa volta quale cosa farà. Per Barak, per Babacar, niente. Lucioni, Meccariello, i giovani del Lecce. Attenzione, Santander cerca di illuminare. In qualche modo trova Orsolini. Lecce fa buona guardia. Oltre Marini al limite dell'area, Babacar. Riparte il Bologna. Babacar quasi alla Vieira, incredibile. Ricky Saponara. Attenzione, sempre siamo al 79esimo. Si vede che entrambi i giocatori
cercano ancora molto più di prima la verticalizzazione, Nicola. Poca lucidità, semplicemente vanno dritti cercando un buco, un errore dell'avversario. La stanchezza dei difensori cercano. Infatti molte uscite comunque sono un po' forzate, anche dalla forza dei passaggi. Però vediamo Nicola Sansone, ha spazio, ha campo e prova il passaggio forte su Orsolini, ma si riparte con Lecce, con Babacar, Saponara. Tra i marini vediamo il giovane del Lecce, serie di 1-2, dentro l'area, quasi diciamo, la parata. Stava quasi per finire tra i piedi dell'avanti del Lecce che a due passi poteva Saponara era colpire. pronta a ribattere la rete, per poco non l'ha presa. Incredibile. Ricky Saponara. Babacar, ancora Saponara. Amministra, Babacar, limite. Qua grandissima giocata e veramente Babacar quasi giocata da numero 10. Un gol Gran veramente palla di pesante. Babacar per otto marini, gran palla, gran giocata. Questa è veramente Comunque è una riuscito a giocata trovare clamorosa. il quinto finale, una giocata da una lucidità sulla fase finale di gioco. Questa è veramente soltanto, secondo me, solo una grande giocata del genere poteva, chissà, forse decidere questo match. Allora, ancora Sì, Saponara. davvero un bel quiz finale da parte del Lecce, bravo Umbe. Guarda, Babacar con la forza. Virtuosi. 92esimo, siamo quasi allo scoccare dei 3 minuti e infatti è così. Lecce C'è 2, Bologna 1. stato il guizzo del campione rispetto a Pat Umbe, a quell'esperienza in più che l'ha portato a vincere la partita. La partita è molto equilibrata. Complimenti a Patrizio, davvero molto bravo. Allora andiamo a vedere lato Sassuolo, Fiorentina 0-0, quindi se l'andata era 2-0 Sassuolo. Mi sa che abbiamo il primo finalista. Qua intanto veramente il gol mangiato da Santander, Nicola, incredibile, anche solo a rivederlo. Davvero clamoroso. Incredibile. Qua bello anche il velo. Era Sansone che aveva fatto una grandissima percussione, poi Medella, erroraccio. Vanifica tutto. Comunque anche questa secondo me, qua veramente, qua Santander ha creato una linea in diagonale per Sansone clamorosa. Secondo me è stata una, veramente una bella partita. Mi è piaciuta tantissimo anche commentarla perché cioè, è bello vedere come le squadre comunque livellate riescano a offrire un calcio molto offensivo. Magari non c'è Mbappé, non c'è Cristiano Ronaldo, però ci sta Babacar, ci sta Ciccio Caputo, tanti giocatori che comunque hanno infiammato la serata di oggi. La semifinale mi dicono andata e ritorno, la finale della partita secca. Di Bene. dalla classifica, come siamo questi 6 punti, quindi il primo è Umberto contro Lecce Fiorentina, si gioca e Bologna Sassuolo, giusto? Mi sembra di sì. Sì, Lecce primo, Fiorentina secondo, cioè Fiorentina quarta, quindi si giocano a incrociare. Allora direi questa volta di dare spazio a Lecce Fiorentina, dai. Così diamo un po' Bene, dai, spazio anche vediamo Lecce alla, Fiorentina. al tifo viola. Vediamo come si mettono le partite, seguiamo un po' in base delle pro, le Lecce Fiorentina di base, poi nel caso ne abbiamo. Chissà che comunque, chissà che tipo Losco non riesca a incidere su un Umbe un po' provato per le ultime partite che sono state combattutissime. Sì, diciamo che Angelo deve provare a innervosire un po', tipo Umbe, non deve cercare di essere frettoloso, gli si dà subito il pallone, Umbe prima o poi ti punisce. Sì. Quindi se lo sfianca magari riesce a portare il risultato a casa, altrimenti prevedo una vittoria di Umbe abbastanza facile. Sì.
Vediamo come c'entrano le partite. Chiesa contro Babacar. Niente, comunque abbiamo visto come qualsiasi partita l'esito non è mai scontato, devo dire. Perché anche chi è sfavorito, ho visto questo veramente Nicola, è sempre in qualche modo riuscito a tornare in partita. Sì, è vero, è vero. Ci dà sempre la possibilità di giocarsela. Vediamo gli altri campi nel frattempo. Lato Sassuolo, la vediamo il buon tipo Losco. Chissà Cosa sta per cosa, fare? chissà cosa frulla nella mente del buon Angelo. Chissà cosa sta borbottando Angelo, sono curioso di Sì, questo. infatti. No, sarà, spero che comunque riesca a concentrarsi perché comunque a livello di giocatori questo quadrangolare ha offerto comunque sprazzi di grande calcio e comunque tantissime energie nervose. Infatti penso che si sta un attimo riposando perché Stegi non lo vedo più in live, quindi sta un attimo rifiatando, penso. Infatti Stegine ci scrive qui, Sassuolo Fiorentina, 2-0 l'andata e 0-0 al ritorno. Avevamo visto Stegine. Abbiamo seguito Stefano, stiamo aspettando la semifinale. Complimenti Stefano, te li volevo fare visto che sei qua in chat. Mi è piaciuta tantissimo la tua partita col Bologna. Sei stato anche bravo, secondo me, mentalmente a tornare in game. Che ne dici, Nicola? Sì, non era facile dopo aver dominato l'andata, perso la partita d'andata, poi è andato come un treno il ritorno. Bravo Stefano, bravo. E dall'altro lato direi che comunque il Lecce, diciamo che è lo sfidante da battere, no? La squadra da battere è stato sempre solidissima in ogni partita. E anche quando era magari che mollava un po', il guizzo del campione è riuscito a portare i punti a casa del buon Umbe. È vero, è riuscito a fare la giocata decisiva anche sul momento difficile. Nel frattempo aspettiamo, c'è incertezza, oppure magari si ricaricano le batterie. Io sono curioso di Molusco, cosa dice? Perché Cosa sta sbraitando la Molusco? curiosità di Coach Nicaldan che vorrebbe entrare nella mente di Angelo dice magari non ti spieghi, rimarrà comunque nella memoria di oggi. Come mai invece di recuperare il risultato ha abbassato inspiegabilmente la Ha linea? quasi accettato la sconfitta di misura, non so, non ho capito. Poi il cambio al 93esimo No, se fatto no, bene. dai, perché mi hai ricordato questa cosa? Quello veramente, secondo me, è stato un numero. È stato veramente un gran numero quello di oggi È quando abbiamo visto. talmente concentrato nella partita che non si è reso conto, cioè per forza, è talmente concentrato Sì. a te con altri risultati che in automatico ha fatto il cambio. Tanto Iron Pat anche lui in chat. Forza Bologna. Comunque anche spendiamo due parole anche per Iron Pat che comunque appena annunciato dal Bologna ha fatto vedere delle belle manovre, un Santander. Ora magari in tanti ormai uscirà questa sorta di mito, a Lican piace Santander, ma devo No, perché dire Santander non è che... Brainwich. sì, però abbiamo visto, cioè lo sfrutta veramente bene per le sue, diciamo, peculiarità, no? Sì, è vero, lo usa molto bene perché non è un... Non l'ho mai usato, dico Santander. A vederlo sembra per la branda, Sì, però sì, sì, sì. non Anche macchinoso, ha sembra... quel lato Sì, sembra macchinoso. macchinoso. Però lui lo sfrutta bene, fa da fulcro del gioco, da pivot, palla dentro per cercare Ossolini fondamentalmente. Attenzione, anche Gagliardo in chat. Bella, salvo, come andiamo? Allora,
E quindi siamo qua in attesa, passano i minuti, l'attesa diventa snervante, Nicola. Sì, loro stanno prendendo con tutta calma. Se ti conosco, è stato Sì, contento di tutto. guardalo là Stefano che parla al Niente. telefono, tranquillo. Sì, È sono felice tranquillo. il suo, diciamo, chi Io sa. ho fatto tutta. Però mi ricordo delle classifiche. Al momento è stato ripescato, cioè rispettato il pronostico. Vediamo se le semifinali ribaltano tutto oppure si continua su questa scia. Guarda, se anche Umbe mettesse tipo la cam, no? Potremmo vedere tipo i vari stati d'animo dei giocatori. Vediamo uno Tipo Losco sta facendo un Stefano. comizio, cioè Sì, tipo Losco tipo Losco in comizio. pratica vuole, da come gesticola, un assalto alla Casa Bianca, vuole diventare presidente. Non so che sta facendo, sta facendo. Visto che Iron Pat sta iniziando la ricerca, però non si Ah, sono toccati, non si sono bene, bene, bene. trovati, non si sono trovati con Stefano. Bene. Nel frattempo là ancora. Secondo me Umbe sta ricaricando le batterie. No, Quindi. stanno cercando prima Sassuolo contro. Stanno cercando prima Sassuolo e Bologna. Perché quella non c'è, come sappiamo, non c'è la lobby, quindi bisogna beccarsi. Non c'è una lobby dedicata, purtroppo questo è un difetto del nostro amato PES. Sì. Che poi comunque è sempre peer to peer, vero? Ah sì. Però li senti comunque se ci sta tanta gente a giocare insieme. Diciamo che per non voler, diciamo, entrare nella mente dei ragazzi, non voglio né vedere Stefano che parla al telefono, né vedere tipo Losco che invece sbraita e magari inveisce, o Ma io penso che comunque. stanno parlando fra di loro, perché per beccarsi devono parlare fra di loro al telefono. Angelo ha Possibile, sì. le Possibile, auricolari e Stefano sta al telefono semplice. Quindi per possibile. beccarsi cercano insieme, capito? Cercano contemporaneamente, non si trovano. Sì. Dopo questo è il momento dell'attesa snervante, però bisogna aspettare, c'è un po' pazienza. Ma da coach, un consiglio, proprio visto che magari appunto essendo che lui sta conducendo la live non è qui con noi in chat, cosa consiglieresti ad Angelo in questa partita difficilissima? Come detto in precedenza, deve cercare di tenere il possesso del pallone fondamentalmente, perché e fare meno errori possibili, chiudersi e chiudere gli 1-2 filtranti della parte di Umbe, che gioca bene con Papagar, Farias, Papagar la Padula, diciamo, cerca sempre l'1-2 diagonale, e cercare di chiudere quelle linee di passaggio, e deve cercare di non fare svarioni importanti, soprattutto in uscita, deve tenere bene il possesso del pallone. Sì. Con lucidità, serve lucidità e pazienza. È una partita lunga. Non deve distrarsi. Al prima disattenzione viene punito. Ma invece una domanda personale, Nicola, quali sono le prossime attività della nazionale? Nazionale a fine maggio, ultimo weekend di maggio, abbiamo i nostri europei. Stiamo aspettando che le altre nazionali fanno le qualificazioni playoff, le seconde in classifica, e noi invece aspettiamo poi la fase finale con girone. Mentre in tutto questo abbiamo probabilmente si organizzeranno dei show match con amichevoli con internazionali in questi Ah, giorni qua, bello, questo è però bello. vediamo un po' qui. O prima dell'Europeo o dopo, vediamo ancora, non abbiamo avuto istruzioni, però sicuramente ci saranno tante iniziative riguardanti la nazionale, la FIGC sta facendo un grande lavoro e quindi siamo tutti contenti di far parte di questa selezione. Davvero complimenti alla federazione. Ma tu quindi vedi comunque dei passi in avanti per il movimento di PES, grazie a quasi questa sorta di professionismo, no? Semiprofessionismo, diciamo, questo arrivo della Serie A, l'arrivo della federazione in primis con la nazionale ha dato un grosso boost a PES, un po' anche questo periodo di quarantena, tante persone stanno a casa a giocare. Comunque Bologna e Sassuolo possiamo mettere in collegamento. Bene. Quindi sì, Benissimo. è stata un'ottima iniziativa per PES.
Deve sfruttare questo momento, Konami, e non abbandonarci. Vediamo, vediamo. Bocca al lupo, ragazzi. Bocca al lupo, Stefano e Iron Pat. Poi Nicola cerca anche di vedere lato Lecce Fiorentina. Così siamo sempre aggiornati. Che ora si fa ancora più dura. Che sono semifinali. Abbiamo detto che guardavamo Lecce Fiorentina, quindi, cioè, però stiamo aspettando che inizino fondamentalmente, quindi nel frattempo ci godiamo il nostro Infatti, infatti, frastuono vedi, il Lecce che si del gol. allena contro il Bayern Monaco. Mentre Angelo. Ah no, secondo me aspettano che fanno prima uno e poi l'altro. Ah, In bene. fin. Meglio così. Meglio Guardiamo tutte, quindi, ce le godiamo tutte. così. Meglio così allora. Più spettacolo, più partite. Però cresce anche la tensione, eh. Eh sì, non deve mollare Angelo, non deve mollare il nostro Umbe che nel frattempo si allena in lobby. Non vuole mantenere, diciamo, non vuole far calare la concentrazione, diciamo, va. Vuole sempre tenere le mani calde. Sì, sono scelte, io non lo farei però. Anche perché, sai, uno dice magari la prendo più morbida la partita e se magari se la prendi più morbida ti togli comunque della concentrazione. Perché poi devi aggredire nella partita dopo, diciamo. Quindi è sempre un'arma a doppio taglio. Lo dico anche sempre ai ragazzi prima delle qualifiche di non toccare, per esempio, mai la VL. Vabbè, là è pure un altro gameplay, eh. Sì, quello è vero, quello è vero. Allora, vediamo subito questa folata nel Bologna. Per Nicola Sansone sul pallone. Prova addirittura. Un tiro clamoroso, grandissima la parata di Consigli, Nicola. Sì, Non me proprio l'aspettavo da quella quasi una posizione. posizione disperata, non so, incredibile. Però veramente ha preso una traiettoria la palla clamorosa. E siamo ancora sempre dalle parti di Sansone contro Marlon. Giustamente saggiamente torna indietro, però sfida anche Mimmo Berardi, cioè giustamente alla fine riesce a portare palla da Poli. E allora Orsolini questa volta molto bene, Stefano qui rischia un pochino, però poi esce splendidamente per Boga. E allora Caputo, Berardi, Romagna. Stefano ha confermato la formazione che ha fatto 5 gol nel girone. Squadra che vince non si cambia, direi. Attenzione però qua, rischio ancora una volta, Stefano si permette queste leggerezze, in qualche modo Ferrari in automatico. E ancora sempre, prova sempre la verticalizzazione il Sassuolo. Vediamo Raspadori, però qua molto bene il Bologna. E poi sbaglia anche lui, incredibile ragazzi, è veramente difficile. Vediamo qui Raspadori che cerca Caputo. Stavolta però fa buona guardia, quasi qua è una chiusura veramente calcistica da parte della difesa del Poi il Bologna. pullman che stanno per iniziare Lecce Fiorentina, Umbe ha cercato di sbaggare la lobby cercando una partita a caso e poi. Ah, ho capito. Giustamente noi non sappiamo quello che passa nella mente dei giocatori. Però attenzione qui, il Bologna dentro l'area. Ma ancora una volta prova un'improbabile conclusione pallonettosa, diciamo a mezz'aria, Nicola. E Santander, proprio lui? Incredibile, il Palla pupillo. persa in uscita da Stefano, suicida proprio, palla persa in uscita, Sì. errorazzo. Un siluro di sinistro, Nicola, il Quando di Caputo, vituperato. tratto Ancora di di testa, nuovo si impazzisce mette la palla in Stefano. croce. Mamma mia, Nicola. E Davvero complimento. allora? Va Vabbè, possiamo passare l'angelo tranquillamente se vuoi vedere un po' bene. Fiorentina Lecce. Va bene. Vabbè, che ancora hanno fatto la formazione, giusto? Sì, ok. Lecce Fiorentina. Ibrahimovic Santander, davvero Mamma proprio. mia, te l'ho detto io quando vedo un giocatore, ma comunque c'è una staffilata di sinistro, Nicola, clamorosa.
c'è tipo Lusco che cambia i giocatori in continuazione, cambia. Adesso gioca di nuovo titolare Duncan a destra. Attenzione qua, però vediamo, prova il traversone, manca l'impatto con la palla e quindi riparte il Lecce con Calderoni. Non era male l'idea, se Vlahovic Sì. prende quel pallone può segnare 1-0, si mette diversamente la partita. Sì, però secondo me anche qua contro un avversario così ostico, Angelo non deve rischiare la verticalizzazione, perché un contropiede Umbe ti punisce. Infatti deve tenere la palla, deve tenere la No. palla. No, qua per esempio saggiamente Federico torna dietro e poi per tornare di nuovo da Kwame, diciamo uno dei giocatori più forti di questo quadrangolare, Kwame, deve essere servito bene. Allora Ma è vediamo. impressionante. Adesso lo lancio di Duncan qua al destro. Duncan è un mancino, Angelo non deve dare la palla di col destro, lo lancio. Tanto qua però invece chiude molto bene su Babacar. Cerca destro-sinistro, poi pallaccia. Saponara recupera ancora una volta la Fiorentina con Vlaovic. Stavolta imbuca molto bene Kwame. Vediamo Kwame. Torna sui suoi passi. Fa un bellissimo. Questa è veramente gran giocata, però, qua Nicola. Veramente gran cross di sinistro. La giocata e Chiesa purtroppo non ha tanta finalizzazione di colpo di testa, Sì, quella parata del portiere che riparte con Ricky Saponara. Lecce. Qua dosa Secondo male. Vlahovic poteva segnare. Sì. Diciamo che due volte che tipo Losco prova diciamo, il cross senza la sua punta centrale lì nei paraggi, diciamo, sfortunato. Allora Beh, vediamo. diciamo. Non crosserei io in questo pezzo, però Angelo sta cercando un'alternativa per imbucare la difesa di Umbe, che è ben la chiusa, quindi cerca di sganarle le maglie così. Qua intanto rischio veramente clamoroso, Babacar, spazio, cerca il cross al centro, stavolta il drago. Fa ripartire Sì, l'azione in proprio modo l'arcio particolare. uscita. E allora Duncan Graziato prova. da Umbe. Sì. Andiamo alla Fiorentina, trova Federico, dai Fede, torna dietro. Cerca Benassi. Out di sinistra, si rinnova il duello e vince in qualche modo molto bene. Meccariello riparte il Lecce con la Padula. C'è spazio. Molto molto bella questa apertura del Lecce. Attenzione a Babacar. Limite dell'aria. C'è ancora tanto spazio. La Padula sicuramente avrebbe provato. Tira a giro. Diego Farias con le unghie. Incredibile la giocata di forza del Lecce. Che cerca ancora. Incredibile. Qua poverino davvero. Diciamo Manuale, sfortunato. fatto, teso, ha messo uno questo pallone pericolosissimo in mezzo. Allora prova ancora, diciamo, la Padula, attenzione, la rimette in mezzo. Milenkovic, Paz. Alla Fiorentina questa volta esce bene. Deve amministrare, amministra questa volta, ottima l'uscita di Angelo. E qua a me ha gestito bene il pallone. Allora Federico, sempre diciamo, inseguito dall'inesauribile Meccariello che vince ancora una volta l'uno contro uno e si invola verso la metà campo della Fiorentina. Limite dell'aria, Babacar torna di nuovo. Chiesa non ha reagito. Bellissimo il lancio, molto bello il lancio per Babacar, ma Dragoschi sicuro. Roschi, miracoloso qua in uscita, Veramente Sì. attento, molto molto attento. Però ancora sempre Diego Farias trova la Padula che stoppa in qualche modo e riconquista la palla alla Fiorentina con Vlahovic però atterrato, palla per Duncan, cerca e trova Kwame, Vlahovic, attenzione a Dusan, trova Federico, molto bene Rossettini qui, fa partire molto bene Lecce, però Saponara sbaglia, disimpegno, attenzione Fede. Attenzione, Kwame sbaglia proprio lo stop. In qualche modo, forcing viola. Però Saponara, clinical, per la Padula, Babacar. Molto bene qui Badeci, però muove molto male in uscita. Quindi spazio per il Lecce. Babacar spalla alla porta quasi a memoria. Drago è costretto al rinvio. E allora si sviluppa l'azione sulla destra con Duncan. Torna bene sui suoi passi, fa valere il fisico e poi rischia tantissimo.
E rischia ancora di nuovo, batti e ribatti, veramente fasi concitate della partita, Nicola. Assurdo quello che sto vedendo. Allora, Babacar. Angelo ha perso un attimo la sicurezza iniziale, non riesce più a gestire il pallone come ha fatto i primi minuti. Qua intanto Babacar sbaglia un gol clamoroso. Serie di rimpalli e controrimpalli. Si riparte dal drago per Milenkovic che sbaglia molto molto. Eh Suicidio sì, in uscita di Angelo, ma ancora non si può peggio, più fare su diciamo, questo. incredibile lì, forse fischio, sì, infatti punizione. Falloso l'intervento ai danni del giocatore del Lecce, che prova la conclusione ed è un gol clamoroso! È un gol clamoroso! La prima punizione di questo torneo tirata magistralmente allo scadere! Che gol, Assolutamente Nicola! lasciata da Umbe. Angelo ha preso il portiere, ha lasciato sul primo palo, non ha spostato verso il secondo palo, un 50-50 lì. Umbe ha calciato velocemente e ha preso subito l'angolo. Però ti devo dire veramente, andando ancora a Babacar, attenzione, entro in area Babacar, tracollo Adesso qua tra il mette male Nicola 45esimo e il Stojkovic. 47esimo. Mette male adesso la Fiorentina, che è una partita pure non discretamente, ma invece è già sopra di due. Ora la vedo buia per il nostro Angelo. Sì. Peccato perché comunque aveva portato dei buoni avanti nella prima parte del primo tempo, fino diciamo al 30esimo. Poi secondo me, sai, un po' come anche a FIFA in tutti i giochi competitivi, la parte di comunque fine primo tempo è dove secondo me bisogna dare il massimo della concentrazione, perché si rischia Sulla veramente il palla in uscita tracollo. con Milenkovic, sull'impostazione dal fondo, si è girato storto con Milenkovic, che è macchinoso, girarsi verso palla, punizione concessa, purtroppo Anche perché, tanti tra l'altro, fattori. se tu fai caso, in quel momento dal 38 al 42 era una fase concitata della partita dove entrambi giocavano, diciamo, a tira da per primo al limite dell'area. Quindi si sbagliava Sì. tanto a centrocampo. Non riuscivano a gestire il pallone entrambi. Poi Angelo ha fatto una follia con Milenkovic, punizione decisiva, poi bravissimo Umbe a cacciare la punizione velocissima. Allora, vediamo Babacar. Ancora il Lecce. Ma qua al lancio, beh, qua gol bellissimo. Gol Bravi veramente, Umbe, capolavoro lì, veramente chiude un capolavoro. po' i discorsi. Già 3-0 da parte del Lecce. Gol bellissimo, veramente un lancio millimetrico. Davvero bravo in questa circostanza, davvero bravo, bravo, Veramente. bravo. Complimenti a Umbe per la giocata. Meritatissimo questo 3-0 Lecce che sta facendo vedere una grandissima manovra offensiva. È proprio veramente difficile da contrastare. Ogni tocco sta massimizzando la precisione. Umbe, che ancora con Diego Farias si presenta davanti a Dragoschi. 4-0. Veramente. Mentalmente, Fiorentina Angelo non ha non c'è bene più. campo, Mentalmente, Angelo non c'è più. siamo Angelo che ha mollato. Lì qua invece sta solo 2-1 su Bologna, rimontato dopo il gol di Ibrahimovic Santander. Attenzione, incredibile. Diciamo che anche là molto combattuta la partita. Sì, molto più equilibrata questa frase, solo e Bologna. Ancora Diego Più Farias equilibrata che trova tantissime praterie in zacca il 5-0. Mamma il campo. mia, Lecce il Lecce è invece ha scatenato. spinto. Lecce veramente scatenato. La Fiorentina si trova in una difficilissima situazione. Al 69esimo del secondo tempo. Comunque veramente un Umbe che ha fatto bene quella, diciamo, quella pausa, perché anche se magari nel primo tempo vedevamo un po' di confusione a centrocampo, ha fatto valere la bellissima manovra e anche comunque la freddezza nell'ultimo passaggio della propria manovra offensiva in Lecce. Sì, Umbe da Mazzi è letale, ogni occasione la rende d'oro ed è Cioè, stato no, no, bravissimo a Nicola, non sbaglia un sfruttarla. passaggio.
è come se gioca a due tocchi. Stop, Vabbè, passaggio preciso. sì, dopo Stop, sì, dopo una passaggio preciso. volta che passi in vantaggio 2-3 gol diventa tutto più facile. E qua nel frattempo il Sassuolo è 3-1 del Sassuolo a Bologna. Attenzione, Dur Stefano. Duricic Tanto qua è al secondo incredibile, campo. Drago. Si profila una finale Sassuolo-Lecce come da pronostico. Sì. Sarà una Pensavo partita, se secondo me, qualcuno riuscirà a molto, molto bella. rimontarla. Vediamo ancora il Lecce con Farias. No, incredibile, Zlatan ha segnato ancora. Zlatan Santander, ormai il mio MVP di questo torneo, secondo me. Doppietta di Santander, 3-2. Attenzione qua, oltre Marini, Dragoschi evita un risultato ancora più rotondo, ma il rischio di goleada è sempre prossimo. È un Shakov alla battuta. Veramente, ma poi super aggressivo, non molla un centimetro questo Lecce. Niente, non balla un campo, non vuole sapere niente, ormai è partito come un treno. Lorenzo si vede che è tifoso viola e quindi dice che non gioca Pulgar e quindi ne risente la manovra offensiva della Pulgar, Fiorentina. il metronomo della Fiorentina nel calcio reale. Sì, infatti a me piace tantissimo Pulgar. Tanto qua 6-0 all'89esimo. Batosta, batosta. Molto molto pesante il risultato. E finisce così. Anzi Sì, no. Angelo ha mollato, ha mollato. Un Iniziato babacar anche decentemente, incredibile. poi è crollato dopo il primo gol su punizione, kick-off il secondo tempo e ha mollato la Paesani. Incredibile. Diamo fede, prova a cercare di far salire in qualche modo, ma ormai è troppo tardi. Diego Abbiamo Farias, un show! grande campo per il ritorno. Attenzione, Babacar comunque, qua lo vediamo, qua, questa è veramente un'azione, perché qua vedi, sono i due difensori della Fiorentina che sbattono tra di loro, poi qua c'è la giocata clamorosa, tu mi puoi dire quello che vuoi, ma questa è una punizione bellissima, sbaglia, se... guarda, vedi, Dragoschi va prima sul primo palo però. No, già detto che ha sbagliato lato Angelo. È proprio veramente anche il posizionamento, non ci avevo fatto caso anche quando me l'hai spiegato. Pensavo che magari aveva sbagliato il posizionamento prima della punizione, invece è stato durante il tiro. Sì, l'ha pensato dall'altra parte. Ha pensato che fosse difficile scavalcare la barriera e quindi si è lasciato il portiere là. Riusciti. Allora, io direi, vediamo se... diamo spazio anche al ritorno dell'altra semifinale, dai. Anche 3-2, partita equilibrata, quindi giusto dare spazio a Bologna da solo. Arrivo subito. Va bene, tanto vediamo uno Stefano contentissimo. Non perde il sorriso il giocatore del Sassuolo. Allora, nel frattempo, il Leicester. Vediamo allora nel frattempo mentre i ragazzi prendono posizione. Vediamo un po' di Fiorentina-Lecce e poi andiamo subito al Sassuolo. Partita veramente in salita, diciamo quasi impossibile recuperare uno svantaggio così pesante per il giocatore della Fiorentina. Maglia blu questa volta per il Lecce. Non so se per caso dall'altro lato
Sì, infatti, ecco qua. Vediamo le tattiche. Il Sassuolo che cerca di trovare, sembra un rombo, quindi si torna al rombo con Caputo e Berardi seconda punta. Ducic, che abbiamo visto a volte fare addirittura la mezzala, quindi fiducia al rombo, mentre il Bologna sempre un 4-3-3 molto molto offensivo, con un Soriano trequartista ma un Poli mediano molto alto, mezzala veramente alta, mentre in fase di uscita tutto legato ai piedi di Gary Medel, alla sua ferocia, alla sua voglia di non mollare mai. Eh sì, Android, è stato come un macigno, un colpo a ciel sereno, è vero. È vero, sicuramente non ci si aspettava un, diciamo, un risultato così pendente dal lato Lecce, che comunque il primo tempo sembrava abbastanza equilibrato, poi la punizione ha cambiato tutto, anche mentalmente, nella testa di Angelo. Mentre Angelo perdeva sicurezza, da un lato c'era Umbe che invece, al contrario, diventava sempre più sicuro dei propri mezzi. Non gli ho mai visto sbagliare un passaggio in questa partita, proprio mai. Quindi, strameritato, ma il risultato parla da chiaro, parla da solo. Quindi vediamo questa partita di ritorno. Chissà cosa frulla nella mente di Stefano. Vediamo se questo rombo riuscirà a contrastare il 4-3-3 del Bologna. Nastri di partenza. E si riparte col mio Santander, ormai pupillo di Coach Ligan. Vediamo però Ciccio Caputo, attenzione, Ciccio Caputo. Osservo ovviamente i compagni, Berardi, di nuovo per Ciccio Caputo, il Bologna chiude molto bene. Però attenzione, Burabia, forse è la prima volta che vedo Burabia in questo torneo. Pedro Biang, Berardi, sbaglia il passaggio di ritorno, riparte il Bologna. Santander, Orsolini, Soriano, Sansone, molto bella, molto avvolgente la manovra, poi però Poli, diciamo che forza la giocata. Dicevo, Nicola, ho visto per la prima volta Burabia, diciamo, tra le fila del Sassuolo in questo rombo di Stefano. Ha messo il rombo, Sì. pazzo perché ha messo il rombo, ha messo una rabbia. Sì, no, Allora, dico. giocava 4-3-3, quindi va cambiato un po' gli interpreti. Esatto. Vabbè, diciamo che questi showmatch servono anche per fare vari esperimenti, i ragazzi magari provano i test che stanno facendo in settimana, li provano in una partita importante. Tanto bella Spagnols che dice un bel show. Un bel show. Allora attenzione, si riparte con Soriano. C'è tanto campo. Prova la giocata, però poi alla fine torna indietro. Collidono. Poli e il proprio compagno di squadra. Mette una pezza Corbo. E rischia veramente tanto in uscita il Bologna. Diciamo che sta uscendo, infatti finalmente capisce che deve passare dall'altro lato, perché da quel lato c'era veramente il Sassuolo chiuso benissimo. Ora Santander che fa salire la squadra rossoblu, ma Ferrari, ottima la chiusura, Kirikesh, Ciccio Caputo lotta. Invece il Bologna, siamo nella metà campo avversaria. Attenzione Ferrari! Ottima la chiusura, però poi ancora sempre palla al Bologna, sempre palla al Bologna, prova la giocata dentro l'area, spazza in qualche modo, molto bene Pedro Bianchi di testa, e si riparte con Mimmo Berardi, che cerca e non trova questa volta, infatti fallosamente ritorna su di lui Soriano, e palla per il Bologna. Stefano sta adottando la stessa tattica che ha fatto quando vinceva 2-1, 3-1 al ritorno della partita con Bologna. Ha messo tutte le tacche giù e rombo, Sì, è quasi a dire attaccami che io li passo in contropiede. Secondo vero. me è troppo presto. Sì, concordo pienamente, perché comunque anche non parlando di PES, ma parlando anche del calcio, è come se comunque stai regalando un tempo.
Infatti, vediamo che alla palla sempre il Bologna. Infatti, La partita attenzione sta qua, andando. Santander a un passo dall'1-0. Diciamo che la sua speranza è che a Pat faccia come la partita precedente, che si faccia prendere dalla foca, vada a vuoto e lui fa infilata 1-2 filtrante. Ma io penso sia un rischio, un azzardo, è un azzardo. Concordo, concordo Magari pienamente. premia, però è un azzardo. Allora intanto Baye. Orsolini. Bella questa manovra del Bologna, pericolosissimo. Santander non sbaglia. Attenzione, il numero 7 del Bologna. Prova il tiraggio, è un gol bellissimo! Ed è un gol clamoroso del Bologna, un'azione tutta di prima. Un'azione tutta di prima. Velocità di pensiero al top, Nicola. Inevitabile, ragazzi, l'avevo detto prima, purtroppo il calcio è Profetico, fatto sempre coach. allo stesso modo. Se tu concedi campo, 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 prima o poi tu lo prendi, voglio a te. Però veramente, veramente, Nicola, c'è da dire, grande giocata del giocatore del Bologna. Grande, no, bravissimo. Grandissima A parte è manovra. stato bravissimo Orsolini, poi ha fatto un gol clamoroso. Però Sì, bella sì. giocata, bella giocata, bravo Pat. Ma non capisco questa scelta scellerata di Stefano, non la sto comprendendo. L'avevi letta bene, l'avevi letta bene. Infatti, diciamo che ci è voluta una grandissima giocata del Bologna per segnare, però in un videogioco, ragazzi, peggio del calcio, non bisogna mai fare ragionamenti così. Non bisogna mai pensare che di potersela giocare ragionando in base al risultato dell'andata, ecco. Infatti, vediamo il Sassuolo che adesso serve Ciccio Caputo. È regolare, incredibile. Ciccio Caputo entra in area e poi svolta, quasi rischiando la vita. Giocatore del Bologna, Corbo. Poi sempre molto bene Soriano. Comunque vediamo un Aaron Pat molto sul pezzo, molto molto sul pezzo. Allora vediamo. Bravo Patrizio, sta giocando molto bene. Adesso è anche sulle ali dell'entusiasmo, fa meno errori. Sì. Infatti in uscita devo dire pulito. Pulito Aaron Pat. Allora vediamo Sansone. Vedete, i piccoletti del Bologna quando attaccano sui lati, Nicola, sono sempre pericolosi. Sia Orsolini Vero, vero. che Sansone, ma anche il baricentro basso, no? Cioè fanno valere questa loro peculiarità. Bello, bello. Adesso deve cercare di gestire bene il momento della partita del Bologna, deve sfruttare il momento e forse deve chiudere, deve fare il raddoppio. Allora vediamo, attenzione, però il Bologna recupera molto bene, mediana, top, questi primi 44 minuti del Bologna, molto attento. Però attenzione a Mimmo Berardi, che può sempre uscire qualcosa dal cilindro. Burabia trova una linea di passaggio clamorosa per Pedro Biang, fischia il primo tempo, 1-0 Bologna. Quindi l'andata era 3-2 Sassuolo, giusto? Allora, i risultati di tutte le partite. All'andata il Lecce ha vinto 6-0 con la Fiorentina e nella seconda 2-1 Lecce. Quindi comunque in ogni caso il Lecce andrà in finale. Mentre invece qua stiamo Bello. assistendo a uno spettacolo molto, cioè io mi sto veramente divertendo in questa partita a commentarla perché vedo i due campi di forza che si equivalgono. Sì, no, c'è molto equilibrio, la partita può essere decisa da un momento all'altro. Allora Adesso se vediamo. vedi Sassuolo ha rialzato di nuovo il baricentro, ha cambiato di nuovo modulo, si è messo di nuovo con un Sì, modulo infatti normale. vedo la linea grigia dell'equilibrio nelle tattiche di PES. Allora vediamo Ciccio Caputo. Va avanti il Sassuolo. Cerca di nuovo Ciccio. Attenzione a Dürcic. Fa un assist strano, diciamo a metà strada tra un cross e un passaggio. Ancora una volta, attenzione, in questo momento invece vediamo un Sassuolo molto più fisico, si vede che aver alzato la linea di centrocampo porta i suoi frutti. Attenzione a Mimmo Berardi! Ancora una volta, batti e ribatti!
Molto molto fortunoso. Mi sento di Qua dire è solo questo. fortunato, però è tutta una conseguenza di un baricentro più alto di un No, gioco Berardi che che fa NBA. zittisce. Berardi che zittisce. Doccia fredda per il Bologna. Adesso Stefano, vediamo se riesce a gestire questo risultato e chiudere la partita. Attenzione, sempre, cerca sempre di uccidere le linee Caputo, trova ora Caputo, che col fisico, molto bello questo passaggio per Alberardi, che torna benissimo da Ciccio Caputo e fa un gol meraviglioso. Se il primo gol era frutto della fortuna, il secondo è tutta skill. Mi sento di Grande dire giocata. Stefano Show. Show, davvero capolavoro di Stefano in questo frangente. Si è perso un attimo l'equilibrio di Pat, le sue certezze sono crollate, è sfasata la difesa e Stefano ha fatto un gol capolavoro. Complimenti a Stefano, bravissimo in questa situazione. Stefano non mi piace quando si abbassa e difende, perché non riesce a Esatto. difendere, difende male, non riesce a gestire il pallone. Quando sta bello, equilibrato, senza pensieri, dà il meglio di sé. È vero, è vero, è vero. Che comunque, secondo me, è un po' come il ripiega di FIFA, no? Cioè, è sempre una tattica che ti porta a dover difendere con più uomini, ma a soffrire il forcing avversario. Quindi, e anche a volte diventa una cosa suicida, una manovra suicida. Perché devi sempre sperare che ci sia un recupero. Tanto qua, attenzione, vedo che si è bloccata la stream, Vai su Iron Pat 7. Vediamo se Stagin si è... ritorna. Iron Pat 7 Ah, è tornato, stava è tornato, usando. è tornato. Tornata a modo loro, tornata, mamma mia, problemi di Sì, streaming. Iron Pat 7. Ok, allora lo prendo da qua. Iron Pat 7. A tutto set. Ah, con due, aspetta, con due T. Eccolo qua. Ok. Infatti qua diciamo che invece i colori scelti da Iron Bat per le due maglie un po' discutibili sono nella speranza che la live di Stefano si riprenda. Che ha problemi di daltonismo Mamma mia ragazzi, Fantozzi. incredibile quello che ho appena visto della live di Iron Bat, però speriamo, Speriamo che non incrociamo vada le più dita, forte incrociamo le purtroppo. dita. Sembra che si sia messa a posto la live del buon Stefano. E il Bologna prova gli ultimi assalti ormai al 75esimo. Però il Sassuolo ormai sembra veramente in pieno dominio. Ma mai dire mai. Su PES. Eccolo lì proprio. Pedro Biang. Stavolta molto bene trova Berardi. Che sfida uno contro uno Medel. In qualche modo Berardi col fisico. Ma torna Gary Medel, il toro del Bologna. Fa molto bene Sansone, protegge molto bene palla. Quanto mi mancherà Santander in finale, Nicola? Eh sì, però hai un Papagaro, sì, Papagaro Ciccio Caputo, i protagonisti Sì, no, vabbè, ma tu lo sai, della ormai disputa. Santander aveva rubato il mio cuore, capito? Quindi Certo, lo Zlatan lo nazionale. Zlatan bolognese. E allora Djuric, Berardi, oggi veramente un leone Mimmo Berardi. Recuperato tantissimi palloni per la squadra del Sassuolo. Vediamo, ultimo forcing, 5 minuti, proprio Santander. Attenzione Orsolini, Soriano, torna indietro. Orsolini, col fisico molto molto bene, ma Ferrari giganteggia, recupera palla per il Sassuolo. Attenzione a Corbo, Soriano. Sempre Santander fa salire la squadra. Sansone cerca di riservire il gigante del Bologna, ma esce un po' fortunosamente il Sassuolo. Recupera palla. Siamo al 90esimo. Un minuto di recupero, ragazzi.
Ultimi assalti ormai. Ma sul rinvio del portiere del Sassuolo si, diciamo, delinea la finale, Nicola. Eh sì, sta solo Lecce, come da pronostico le due finaliste. Molto molto bene. Chissà, chissà, sono curioso di vedere se Stefano riesce a combattere un dominio clamoroso di Umbe fino adesso del quadrangolare. Anche perché la partita è stata secca, non cacci spaventare i rigori, quindi staremo a vedere. Allora, rimaniamo quindi sul campo del Sassuolo che ospiterà questa finale contro il Lecce. Due giocatori che hanno, diciamo che da esterno, Nicola, ti dico io da esterno, ma comunque che osserva i giocatori. Secondo me Stefano e Umbe sono quelli che hanno un'impronta di gioco più personale, più delineata, meno apportata, diciamo, a qualche manovra casuale rispetto ad Angelo e a Iron Bat, che comunque hanno fatto un buon torneo. Vabbè, Iron Bat ha pure un buon stile di gioco, cerca Santander, l'infiltrante 1-2, abbastanza delineato come giocatore. Stefano non l'ho capito, sinceramente, è a tratti spavillante, Sì. aggressivo, attacco fortissimo per tanti ampi margini di partita. Quando si abbassa troppo con l'attacca, dà troppo campo all'avversario, si perde, non riesce a gestire il possesso palla, non riesce a gestire il vantaggio, e quindi questo è il suo difetto in generale. Mentre Umbe è stato scoppiettante per tutte le partite, tranne la partita che ha pareggiato con il Bologna. Sì. Vediamo se la finale si concentrerà tutte le energie. Comunque, Android dice partita equilibrata che ha visto le due difese molto compatte. Ci può stare, ci può stare. Anche se poi, diciamo, la giocata da numero 10 di Stefano ha risolto in qualche modo la semifinale. Ha chiuso la partita la giocata di Caputo, comunque Sì. il pari di Caputo. Sì. Adesso Speriamo che si vedremo. faccia la finale. Vediamo Babacar o Caputo, chi deciderà la finale? Allora, se devo pensare se dobbiamo guardare giusto il proseguo del torneo, se mi dici due atleti, magari Umbe è quello che è stato sempre. Comunque, le partite di Umbe le hai viste molte, anche per casualità o fattori esterni, le hanno rese combattute anche quando Umbe poteva invece, diciamo, dimostrare il proprio predominio tattico. Quindi mentalmente, secondo me, Umbe è più stanco, però è riuscito a mantenere il focus per tutto il torneo. Invece Stefano, come hai ben sottolineato tu, vive di alti e bassi. Quindi, se non riuscirà in questa finale a mantenere alta la concentrazione, mentalmente Umbe è più preparato. Sembra più completo come giocatore Umbe. Il pronostico pende leggermente dalla parte di Umbe, però Sì. Stefano, se riesce a prendere la sua partita, il suo modo di attaccare, se riesce a essere incisivo, potrebbe vincere il match. La partita, la sfida secca può essere piena di impreviste, piena di insidie. E comunque io devo dire la verità, Nicola, ma Ciccio Caputo nelle livellate è un mostro. È un fenomeno, sì, Cioè, veramente quello. forte, ma anche come portapalla, un portamento interessante. È elegante, abbastanza agile e finalizza bene, molto È sgusciante, carismatico. la parola giusta è sgusciante proprio, davvero. Quindi potrebbe anche aprire. Comunque, se dobbiamo analizzare anche le due squadre, no, Nicola? Il centrocampo del Sassuolo è nettamente più fisico di quello del Vabbè, se non mettiamo Balak, Lecce. Certo. invece è più fisico Però della vai, vedi Duncan, lo stesso. No, no, scusami, Obiang. Anche il mediano del Sassuolo che è un armadio. sì. Obiang come si chiama il mediano? Mi sono perso per strada. Sempre quel nome Marignan, particolare. una cosa del genere, Sì, non mi sono proprio perso. Marginean, Marginian, sì.
Ok, immaginiamo. E sono solamente due belle, due diciamo, pizzi fisici. Anche comunque di Udicic come COC è abbastanza fisico, come trequartista. Diciamo che non sono. Se tu guardi il Lecce dall'altro lato, trovi Saponara, Diego Farias, la Padula, lo stesso Dubikas. Sono comunque giocatori agili nello stretto, però secondo me fisicamente soffrono. Secondo me è anche quello che chiede Umbe, perché Umbe ha in panchina Shaco, Barak, Taxidis, Vero, vero, sì. Deiola, tutti i giocatori di 1,90 m e oltre, quindi è anche una scelta secondo me del giocatore del Lecce di avere giocatori più brevidini per fargli uno o due filtranti. Allora, Ma ha cambiato qualcosa sì, Sassuolo, infatti sono passato là perché volevo, diciamo, spiare. messo Traoré a posizionamento che va sulla fascia col CLS praticamente. Quindi bocciato Burabia. Sì, ha messo Traoré, non sa proprio, non ha ancora deciso chi deve giocare in quel ruolo. Le Sì. sta provando tutte, ora gioca Traoré. E poi io ti dico la mia però, da neofita. Io una chance a Boga da titolare trequartista gliel'avrei data. Nel Sì, Sassuolo. in questo caso Stefano preferisce giocare più fisico e quindi mette Juricic. Anche Boga a partita in corso, secondo Sì, me, spacca è la fisico. partita, quello è vero, quello è vero. E allora, finalissima, Nicola! Sassuolo Lecce! Umbe contro Stegin. Vediamo se decide il match il signor Traoré sulla fascia oppure. Ma magari il cliente delle ci decideranno di vincere la partita. Bella, bella, secondo me è una finale molto molto interessante. Calcio d'inizio, Berardi sul pallone e si parte. Sassuolo, vediamo se questa volta cercherà di gestire il possesso. Oppure si affiderà, diciamo, alle folate offensive dei tre davanti, Caputo, Jurcic e Mimmo Berardi. Tanta attenzione, proprio qua, Pedro Bianchi, la sua fisicità, però serve molto bene Romagna, a sua volta Traoré torna molto bene per Romagna. Vediamo se è molto più compassata, ma più ragionata in possesso palla. Vediamo. Io vedo un Lecce, alza molto il pressing in questi primi 5 minuti. Nicola. Cerca di intercettare i primi passaggi il più possibile. Sassuolo sta cercando di tenere palla ed è giusta l'interpretazione di Stefano. Vediamo se riesce nel suo intento. Allora, vediamo Caputo. Mo, vediamo, ha trovato molto bene Diucci, ci fa salire la squadra. Vince qualche rimpallo? No, Saponara. Proprio lui. Per i tre avanti del Lecce, velocissimi, agilissimi. Babacar, l'unico e più fisico dei tre. Proprio lui, cerca di vincere, meno male che Marlon era piazzato proprio lì. E fa ripartire il Sassuolo con Kirikesh, quasi in versione mezzala. Però vedo veramente uno Stefano molto bravo in uscita, stavolta più compassato, fa salire bene la squadra. Però da un lato c'è, ricordiamo, il muro del Lecce, che non fa passare davvero nulla in fase di interdizione. Mentre da un lato, io devo dire però, veramente Nicola Ferrari del Sassuolo, un giocatore molto interessante, per le livellate. Sì, per Ferrari, Ghini, che è bella difesa Sassuolo, bella squadra abbastanza grossa e completa, senza grossi campioni, a parte Caputo, grande finalizzatore, però una bella squadra. Giuseppe Solazzo ci chiede perché Dubikas è titolare, secondo lui. È lo stile di gioco di Umbe, no Nicola? Sì, batte pure le punizioni, ho visto che il gol di punizione ha fatto prima, quindi è Ed un è proprio giocatore più lui. tecnico e poi cacciare quella punizione fondamentalmente. Proprio lui che portava palla quasi velo dell'arbitro. Si riparte con Petriccione. Saponara. Attenzione a Babacar. Ma c'è molta densità da parte del Sassuolo al limite dell'area. Berardi fa impazzire il proprio avversario, però poi serve molto male. Traoré che in qualche modo recupera palla. E allora Ferrari, sempre lui. Bene per Romagna. A campo, a campo, trova Mimmo Berardi, Juricic. Attenzione, serve molto bene. Ciccio Caputo! Ciccio Caputo! 1-0! Una Sta fiammata! giocando bene Stefano, sta giocando molto bene.
Una Sicuramente fiammata non del può Sassuolo. rispondere Veramente una grandissima azione e soprattutto un filtrante importante. Però attenzione, il Lecce sull'altro a una. Grande giocata comunque di lato. Caputo, è un Sì. grande finalizzatore questo Sassuolo. Era il più atteso Caputo e non si è fatto attendere al 25esimo, la sblocca lui. Sassuolo in vantaggio. Sono curioso di vedere Stefano riesce a tenere questo possesso palla e se riesce a non farsi abbassare troppo e schiacciare troppo, se riesce a gestire la palla bene e chiudere le linee di passaggio di Umber, può vincere Stefano, può vincere. Allora vediamo al 31esimo il Lecce. Rimessa laterale per Righi Saponara. In qualche modo, però, bene, bene, Berardi, il ripiegamento. Jurcic voleva servire di nuovo il Mimmo nazionale. Ma il Lecce recupera palla. Molto bene qui Margine Arna, grande lettura. E riparte qua veramente velocissimo una serie di 1-2 micidiali di Stefano che, anche in bello stile, ancora Pedro Bianca, Darman forte alla manovra del Sassuolo. Traoré. Diciamo, grande, grande, questa è veramente in uscita, Nicola, calcisticamente parlando, peccato che dopo Pedro Bianca ha forzato, però era una Non situazione aveva più linee di difficile. passaggio Bianca, forse doveva tornare indietro al difensore centrale. Vediamo se è il limite dell'area. Attenzione, Babacar, consigli. Bravo, bravo, Buono consigli. spunto, ma Stefano l'ha chiuso abbastanza bene, era difficile segnare da lì. Però, diciamo che lui ha fatto bene a tirare sul primo, no, Nicola? Sì, dopo il parato X di prima, ha calciato di prima intenzione dopo. La finta, è giusto. Comunque Stefano sta gestendo bene il pallone, un grosso possesso palla, Sì. ed è giusta l'interpretazione. Questo è il modo di giocare contro Umbe. Se giochi al suo ritmo, perdi. Infatti, Tutti a intanto qua palla, grande tutti gioco. a Ma che giocata ha sinistra, fatto decidere Traoré? passaggi. Che giocata aveva fatto lì Traoré? Incredibile. Traoré sta giocando molto bene. Sì. Traoré sta, detto, sta, può essere l'arma in più di questa partita. Comunque sbaglio o è una partita veramente, veramente bella? Il primo tempo è volato, Nicola. Bellissima, davvero mi sto divertendo e c'è una bella dinamica di gioco. Io Sì, l'avrei sì. impostata così, proprio come sta giocando Stefano. Mi piace come sta affrontando la partita. Spero che riesca a continuare allo stesso modo. Un tiro per parte, ma il possesso palla pende dal lato neroverde. Con Sì, 74 sono 50. passaggi, sono 64 E nel riusciti. frattempo, da quest'altra parte c'è il cambio modulo di Umbe perché ha visto che. Non riesce a gestire la palla e quindi ha Ah. cercato adesso mette Rombo anche lui, mette Baracca in campo per dare fisicità e centimetri Sì. Sì, sul lato di Traoré che lo sta mettendo in difficoltà. sì, sì, sì. Giusta mossa secondo me di Umbe, anche perché io secondo me Righi Saponara da mezzala non è il top. Non è il top. Ah, ma infatti appena ha cambiato modulo l'ha tolto, ha messo Baracca. Sì. Giusto, giusto, giusto. Vediamo, c'è tensione. Si palpa veramente la tensione, nessuno dei due vuole perdere. Adesso il momento è cruciale, l'emozione sarà alle stelle. Sì. Quasi un Pedro Bianco comunque del Sassuolo è una mezzala che sa tanto di mediano comunque, Sì, c'è un mediano aggiunto perché in fase di difesa fa il mediano. eh. E allora attenzione, Lecce cerca di sfruttare il kick-off. Dentro l'area, ma è incredibile il mediano. Però poi, meno male, Berardi. In qualche modo, però, il Lecce è ancora a possesso. Ci prova Farias, Ferrari, sontuoso. Un Ferrari veramente sontuoso. È un torneo che veramente la gioca veramente di spessore lì in difesa. Caputo cerca di ingaggiare il duello contro quattro difensori del Lecce, che alla fine numericamente riescono a contenere l'agilità del grande Ciccio. Attenzione qui, Umbe, un po' quasi spazientito, cerca di tenere palla in difesa. Umbe vorrebbe far uscire Stefano, ma Stefano non si deve muovere da là, non si deve azzardare a prestare l'alto Stefano. Però intanto attenzione, proprio Marginella riesce in qualche modo
a recuperare palla. Ciccio Caputo, Djuricic trova, attenzione, Mimmo Berardi che fa salire la squadra, prova, però troppo lezioso lì Stefano, è due volte che prima con Caputo e dopo con Berardi si eccede nell'uno contro uno, quando invece magari poteva far salire in qualche modo i tre avanti, non dico la squadra, però il reparto offensivo e creare qualche problema in più. Allora di nuovo possesso palla, vediamo comunque le linee del Sassuolo altissime. Comunque la difesa. Umberto è quasi riconoscibile. Sì. Sicuramente il suo modo di giocare, come avevamo detto prima, l'ha stancato, l'ha sfiancato. Il fatto che sta tutto barricato dietro il Sassuolo non riesce a trovare lucidità per sfondare. Qui dal pubblico inneggiano al capitano Mancoso. Lo si vuol vedere magari durante la metà del secondo tempo. Vediamo cosa deciderà Umbe, che nel frattempo non trova Manco sbocchi. sul livellate non è granché. Non trova sbocchi comunque Umbe. Veramente è la prima volta che vediamo il campioncino del Lecce in difficoltà. Sembra un po' quando abbiamo visto quella partita con Angelo, solo che in quel caso era Angelo che comunque aveva indietreggiato tanto la linea difensiva e comunque Umbe si Sì, stava ma Angelo accontentando. là doveva segnare, questo invece Umbe deve cercare di segnare, deve passare in vantaggio, cioè deve cercare di pareggiarlo. Cosa ti ricorda il cercare in tutti i modi l'azione pulita, Nicola? E proprio infatti, attenzione, dopo tantissimi passaggi, il Lecce si affaccia al 72esimo. Però Abbiamo molto su. attenzione al possesso palla, ma molto sterile, molto molto sterile. Sì. Vediamo a chi rinuncerà, Stefano. Entrerà Oltemarini a Lecce per dare brillantezza e velocità in attacco. Infatti mi sceglie la freccia francese De Frel. Siamo al 73esimo, partita veramente tosta, però con un dettame tattico abbastanza delineato. Vediamo se Lecce riuscirà a invertire questa tendenza tattica. Invece palla a Sassuolo. Il ritorno di Burabia, Djuricic, De Frel, proprio lui, il nuovo entrato, ritrova Djuricic, che poi serve Caputo in netto fuori gioco qui. Con la fascia da capitano, Ciccio Caputo. Allora, adesso Questa è una qui. partita, come vedi, essendo una finale, molto più studiata, molto più tattica, molto più delineata e anche meno brillante, meno occasioni da gol, ovviamente, però Lo sai, ci sta nella comunque. tempistica di Umbe, no? Una cosa che secondo me lui sbaglia nel possesso palla è che lui pensa che andando veloce riesce ad arrivare in porta, quando invece quando passa dal mediano potrebbe anche gestirla meglio col centrocampista, perché se tu provi a girare a velocità, ma lui è molto messo bene dietro, non fai altro che perdere tempo tu, non crei superiorità Umbe sta numerica. cercando di far uscire Stefano, ma Stefano sarebbe una follia quella di uscire dalla difensore. Certo, no, è il tempo di gioco di proprio qui al centro del Lecce che dovrebbe. Infatti, ora forse vediamo se riuscirà a far salire la squadra. Ecco, già così cerca di conquistare metro su metro. E siamo all'86esimo. Si sta cercando di costruire l'azione pulita. E proprio lì, attenzione, ma chiude veramente in modo eccezionale il Sassuolo, 88esimo, che se la gioca, non tiene palla, questa è una gran cosa comunque di Stefano, e comunque magari uno poteva far melina invece, la porta a casa, la porta a casa, e il Sassuolo vince questo torneo. Vince, sì, Sassuolo ha gestito bene la finale,
il gol di vantaggio di Caputo. Poi non ho capito Umbe, sinceramente io non ho capito Umberto. Non lo so, io avevo altro da azzardare, avrei rischiato, mi sarei sbilanciato, qualcosa mi sarei inventato. Quasi passivo, quasi rassegnato, quasi scocciato dal fatto che Sassuolo stava blindato dietro. È vero, Non lo so, non l'ho è vero. capito. La gestione del possesso palla, quasi a rimarcare non so cosa. Non ha trovato la lucidità per attaccare, non ha avuto la forza di attaccare un bel filato. È mancata la freddezza. Stefano è stato bravo, forse più lucido dell'avversario. Quindi ragazzi, meritato comunque in ogni caso questa vittoria del Sassuolo, come potete vedere 1-0. È dato, sì. È stato bravo Stefano, bravissima finale, complimenti a Stefano, davvero bravo. Io ringrazio il grandissimo Coach Nicaldan per essere stato qui con noi e aver fatto il commento tecnico di livello in un, diciamo, mondo dove gli compete come PES, come massima aspiranza. Ti ringrazio Nicola, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. E ci si vede al prossimo evento targato Serie Grazie a tutti davvero, grazie mille per l'invito, è sempre un piacere. A. Buona serata, Grazie ragazzi. ragazzi. Buona serata.